scalina sbindurata, Pippini s'ha trovata innamorata, alla vecchiaia si è mienze rimbambiti, e me ci l'uomo che sa feruzzite, salisce sin profuma vando specie. Povera Pasqua, salute mamma, sbindurata, la salute. Pippini s'ha trovata innamorata, alla vecchiaia si è mienze rimbambiti, e ci l'uomo che sa ferruzzite, salisce si profuma, è molla, mm. E dice che la mugliere è fatta vecchia, mm. Mm. Insieme a chi la bella marca si dice, si dice, era un meglio mangiare il mondo, la carne non ci può stare manca per servitore, mm. Ah, mo si carità per te, zuppiali, mm. Però ma scusa se tu ricca, ma a quant'anno ti conosci? Non hai visto in pizzera la forcina a ricepolizia, busseri? Sembra la carne pizzata la forcina i busseri, eh? E chi lo fa per buco, che sono ancora giovane e potete mazzicare? Ah, bene lì. I gente come a me, oramai, grazie, stanno a contentare la forluzza e la carne e di mulli che le ruppe. Vieta buco che avete riente ancora e potete mazzicare. Oi, ma! Oh. Ma che c'erano per miracolo? Sì. Ma che manuva ci mi intingiassa proprio che venne tante belle molle spravolate! Bene, mia, come se ne tricciamo fuori che mangia! Guarda, va! Noni, mia, che ti innamorare il corpo, ora riguarda! Mi viene tosto, tosto, tosto come una peggio! Come una peggio! Vuole stare come una palla scoperta! Oi, ma che ride! L'altro giorno mi ne carico una della forcina! E sbattuto in tempo! Già quattro volte, boom, e boom, e boom, e boom. Pune giù da sbattere la vitra della finestra. Ha rotto la vitra, giù di quella banda. E se ci vuoi passare una banda a mano, tu non sai quello che stai sotto la tua. E l'ha rotta la capa, solo i garretti che ha fatto. Questo su molle, però. Ma ci, ci. Sì, ma tu, quando ci metti di propetto? Oi, ma se fanno quelli mulli che ci metti 15 giorni. 15 giorni? Che ti vengono a nuggiare la sera, mamma, che ti ha fatto questo niente? Quindi ci abbiamo in la yoke. E carne macinata ce ne mette a sé. E io mi regolo così, quando ci metti pene ci metti carne macinata. Mm, perché sti tu venendo tosto? E ci ho visto gli scucciugli latte poi. No, non ce ne metti. Sì, dice, tanta carne. Una è buona. Mm. Allora te ne da giù non so più che non mangi di cipollizia. Ah, bene. Sulla rilla la carne non lo fa niente. Signora mamma Pasqualina, ah. Ma come mai? Come non parla? Il signor papà Giuseppino ancora non è ritornato dalla sua mogliettina. Non lo sapeva che si festeggiavano i suoi 40 anni di matrimonio. Lo sapeva. E poi, mamma Pasqualina, gliel'avevate detto che alla sua festa ci sarei stata anche io. C'hai ri. Poi, Fran, un bombero, perché sono abbonato voi? Tu hai proprio ragione, papà, non ha comporta proprio niente. E sapessi che... Non ha visto, riscavo a parlare tale ieno. Infatti, se quello che pure una poca sola, cacca. Su una po'... Ma tutto il mese è fatto tardi, la coruzza al culo. Ti sono fatti già i riri. C'era un raggio posteriore, c'era un mese, un giro, c'è 10 passi. Era un tutto. Ha capito? Era un mese, ma poi ancora un minuto a rire. Oi con me. Cazzo sia... E la suir che su stasera che sta facendo tardo con me. Bussa su stasera. Su mi rupa scune che mi ha fatto fuori ad una busseria. Che sta facendo pieni di carne a buzzucchino e rabetto. Mamma Pasqualina. Ma che vuol dire innarramato? Ho capito. Forse volete dire che l'amate tanto, tanto, tanto? Sì, lo vogliono bene. Ecco. Ne
veramente, sai che ben ha detto? Ben ha detto che ti farà male a fine. Ha fatto un male punto, un male restituirà male a pianeta. Che è questo che ti farà con papierini mio quando me ne sta facendo ultimamente, che sta a casa a pietra per notelle? E la mia mi tratta solo come una serba. Ma mo stasera lo fa birra Pasquale nella sub. Se ancora vuoi fare un Don Gicil. Don Gicil, e c'è anche tu un numero con me. Non si chiama più Pepe. Poi con me, su con me non è venuto. Vuol dire che sta facendo anche una cosa in tre puttiche, capito? E poi questo rio può pure ritirare in tre puttiche, c'è sempre fare anche una cosa. Poi specialmente chi che è tanto pecinoso, è tanto pesante, è tanto rumbascato. Mamma mia, che cosa è questo? Ma che bene a dire che sembra un guazzarino, papà. Che cosa è un guazzarino? Su Don Gicillo, perché? Alla su il perché ti chiude la crepa, Bussiri. Ultimamente non ti sta sentendo manco buono. Un amico che faccia gialla, capito? Non ti sente buono fare in te. E perché per la dire che non munivo tutti i mattini senti fare la barba, come i zitti e poi senti profumare come una puttana. E allora mai alla bici, lo so venuto a mente tutte queste fanate carine. E se c'è di rubo che il primo tempo, papà? Stasera tiene ragione con Zero Cuoto che c'è questa bella festa. Ma vostra su pura ma da contentare. Prima un corto che se si va sempre qui, mi segue un occhio, a rucudo su, che se c'è un gira show. Ma ho critica che c'è sempre, sappiamo come sta da guale. Che se su donde ta arabice e a girusa tutta una volta. Gilla. State cita che mi sono a tavola e non ti posso rispondere. Mamma Pasqualina! Ah, ecco. Ma che dovete dire? Titella ha perfettamente ragione. Ah, sì, i giovani di oggi devono stare al passo coi tempi. I giovani 60 anni. I giovani. Zuperi, prendete a me al mio Tony. Ah, bella! Sì. Venere che farà faccio, no? Io e il mio Tony andiamo tutti i sabati a scuola di ballo. Tutti i sabati sciogliere. E poi sul tardi, ma proprio sul tardi, tardi, andiamo in discoteca. Ma la discoteca! E lì ci conoscono tutti. Tutti i siamo dei veri e propri patentati. Tony, cattolico come ti ha detto Matilda, Luca. Tony. Ma che patente? Che patente? A patente B o a patente C? Zuppiere. Ehi, Rosa. Tu ci metti pure questo lì. E chi ne sa che patente che sei A, B, C? Sai che con questa patente ci posso portare un camion, un bustello, un motozzato. E intanto che fai? Basta. A fuoco, vuoi dire che c'è rozza così a fuoco di tutti quei rapatati? Faccio, Austria. Io sai che decisi. Vai per sul giovane tutto, papà. Ma che ne c'è che sono fatto pure l'unico, ma giù se le è successo qualcosa. Ma cardia, pure che le è successo qualcosa. State che, cagilla, ascetra che sasse. Ma sai che fai? Oi te te, già con la mia, sai che fai? Vai più a bocca nuova che l'hai fatto voi e non immaginiamo la faccia sua. Facetelo un po' di guarda che, facetelo un po' di guarda. C'è caccia su purpetta, sono... Facetelo un po' di guarda. Caccia un po' di se c'è scuscinè. Ah, ti ha fatto guarda? Se c'è scuscinè. Aiuto, per te. Su. A te. Vedi se mi può alzare anche che è la palestra. Ci sono? Sì. Più cuore un po', capì? A fare un po' di largo. Qui, scappo nu, fai gemene. Tu stai a ciunghetta a setta, capì? Quello che era soffitto. Ah, sovo, crackers. Ma mi sporco le mani. Sì, tieni ragione. Come mi sporco le mani. Mamma mia, quando parla come mi... Cacchè, se non sappiamo per domani. Va qua, mani. Beh. Aspetta, no, è che non siamo. Piede un buconotto, forza! Qua facciamo un blinz con un buconotto. C'è mi sa marmelletti. Sì, sicuro? Sì. Allora, aspetta. Giù, perché la nasieva fa. Ma curta quando fa. Era mia, nei? Piede un buconotto. Mani. Che c'è mi sei in gioia? A marmelletto. A marmelletti ci resta. Sì. Questo buconotto. Tieni marmelletta, noi vacciuremo sta bella serata. E mi con papiadi! Era ma... E non è che...
mette tutto anche a voi, e non è che ti so che tanto, una bella bella. Che cosa non paghetta lì? Non teremo la faccia a tu, ma la faccia con Papa Pena. Andiamo avanti. Scusate. Ecco qua. Auguri. Gingin, auguri. Bene, mi? Toni, ma oggi non è sabato. E beh, che buco è sabato. Come beh? E ti sei dimenticato che stasera abbiamo la gara di ballo. E poi col nuovo vestito dobbiamo ancora provare la spaccata. Dai, dai. Su, dai. Se fosse a moglie da me, io il superiore, lo spaccasse la faccia, c'è che spacchetta. Non avessi quanto mottietto che a te. Io gli frate, sempre i cannarotti ci si passa, quando è per Gesù Cristo. Ma mi è fatto tardi veramente, veniamo pure noi, voi. Ma. Quando viene a papà, c'è una cama, aspettate, fino a mo. Portane c'è la e dici c'è che a te, le franconie, ci hanno portato i regali, una bella pezzi di formaggio, un quadro, e le fichi crociati. Cagazzi, ma a tavola, prima di nero. Aiutato la mamma, non avevo come fatto una mente. Ma questa sera lo faccio tenere a mente, a Marcio Peppino, sto magistero che mi aggarmette stasera, lo faccio tenere a mente che io. Eh sì, oi ma, amore mio maracchè, e pure mi stai curando che per questa qua, ma avessi aggarmere anche una fera come su solita. Ah, fera chi? Che noi non vogliamo mirare a registrare che Franco Niello Romano ha fatto che era un musbuchero qua a Ariel. Buonanotte. Mamma Pasquali, che ti dà la ragione che noi dobbiamo stare sereni, tranquilli e pacati. Come ha detto. La capisce quando sereni, tranquilli e cacati. Scogliettete, zuppiare, scogliettete. Io menino, io. Ma che amore, era venuto quello che mi ha fatto imparare a me. Oggi con me. Senti mamma. A ricordo a Rucondera, Romano, che Romano a mattina presa mi ha pierovina ad un cassanetto. Vedi se avessi a discutere che quello va a finire che su c'è canna a tutti e mi rimane all'urmano. State scuitati che a queste cose arrivano un nuovo arcano. Sì. Ghil, che già hanno messo che si è attaccato un fuoco a ruire il ruolo. Ah, ma niente, che allora per ruolo tranquillo. Buonanotte. Salutatemi con me. Buonanotte. Ciao, buonanotte. Fammi stare a scuite. Buonanotte. Ciao, maniglia da paura. Sì, lo vediamo. State buone. Volete bene a tutte le mie frangini. Buonanotte. Ma aspetta che. Ma secondo me che sto che ha trovato anche un unire per me fare una cosa in chiesa che manco un giorno di l'anniversario di un matrimonio, ma rispettato lo sgrazie. Chissà che sa pieta per Natale. Che tu mi ami mi tratta sempre come la serva. Pascali! Che c'è? Ma che t'amore? Pascali! Ma stai la camisa, Pascali, ma ripazzati qua zitto, Pascali, stai bacchista per c'è. Ma sbrissate lo zoo, è che ci vuole sbrissare morto, già non lo zoo, la grande disgrazia. E ancora guarda, va, un zircone. Ma aspetta che...
zie e dove ti aiuta a rubare e che ora rete cogliere chi e non ti ha ammazzato nulla se te se e chi mi carica ti viene a sparare e morto ammazzato ti ha sparato nulla e tu ancora vediandosi. Ma stasera sui turno ti ci ha messo il comandante a fare acqua. Eh? Eh sì. E che cacchio! Assimi una cane di caccia. Come mi intuppi, arrivi subito. E che cosa? Che è? Un donato, che te cosa stasera? Eh sì, ma se per lo scarpe! Che i ti scarpe mi faccio fare in endine? Che ultimamente quando ti ho potuto stare nel rametto a potere di scarpe a cacciare, a cacciare, tac e su patac. Ha capito? Grande disgrazia di consulare. Ha capito? Morto ammazzato che vorrei essere. Che ultimamente mi ha fatto rivedere come una pace. Ultimamente? Giusto, c'è messo coglie che sta facendo i turni notte. Tutti i notti tu qua già ma loro sta fissi già. Ah, perché non abbia capito. Sarà c'è una paramella. Ma capito tutto su tu non ha capito. Eh sì, quattro re. Ma che te credi tu? Che io a sera mi vengo a massone come i galli. Che sogno masso per pene galli. Per la faccia a te. Faccio per pene galli. Come mi aiuta a piedi? E con che è nato cura a Cristo. E che era gicchetta che lui. Un napo fuori, ragazzi. Cosa? Ma che ti credi tu? Che io sogno vecchio andare a raccato come a te. Io sogno vecchio. Ti ci ha guardato allo specchio. Vecchio a rappè. A quando è che tu esci qui? Ove? Ancora se sei andato a tambor un giusto. Io sogno a fare una serie e non esci. Che io passo a me. Ancora mi sento giovane. Oh. Che a Pasqua per me assieme, te, spracci tua voce, che non mi ci pia a me per non quattro anni 60. E buon mercato con Zurava, ti quando ha fatto alcune sordicelle, ragazza ta, a Cristo, chi sordicella tu, si mangia nella mia città e bardascia che va tua. E grande disgraziato con Zurava, che non mi aveva detto di calamicchia, mi aveva detto di sto veleno, sto calice veleno tanto a me, ci vuole sapere ragione, che se mi dica male tu di te. A chi arcien? Oh, mi faccio risgarri, i meglio festi mi faccio risgarri. I festi? E sembra che pare festi, sì. A per Natale ancora ci vuole un ruolo a e ti ascoltate, credo. E credo? Abbe tu stesso, sono giusto a mettere un compere il figlio te. Goi, sono giusto 40 anni che sono marito e moglie. E non era me che abbia fatto il calcio. Ghiglia, ma tu avevi il risultato con una scopetta. Usa che te ri? Che brigogna ricca è passato con il mettere. Il mettere? Che brigogna ricca, credo. Un teni niente scosti cacce, una portata, una cuzzetta cacciati scala, oggi una portata e gartamente hanno ragione. Ma oggi? Oppure una cabucchetta a rotte i ramaniche. Sì, i ramaniche e la giacchetta. Su voi sapere, i buchetti a rotte i scorti, che li cavano giù il cofano. Beh, usa che te ricco. Grazie te il luogo. E bamma pia pelura la pressione. Che già mi ha fatto arrivare a 300 stasera, beh. E guarda la mano che era rotta qui, babà. Che hai battuto io a cucchista. Ho sbagliato qua scelto. Vedi che c'è scritto pressione. Cosa c'è scelto? Te. Pepe, sa ci che saputo? Sappami se bere, che le comandi, cazzo che bere non così, che sta m'ammazzo su. A ma cartella fosse, ci ho preso coi caro me, che t'hanno ricci, io non hai capito niente. Ricci, che t'hanno visto giù un paese con una femmina, una standaluna, che ha avuto la longa ruamente. Se mette bene, bussare. Oh,
Sapere come io capo alla canessa? Sta... Riscano a sbagliare uno. Sta festeggiando. E tu ancora la gente, credi? La gente, va a salire, specialmente a Curgione, che la gente non vuole mai. La gente non ce l'ha per te. Ma per se poteva essere una così chiesta, che una stantaluna lunga e gauta ruamente si va a mentre con cuni 60. Ma va a curca, ma va a reggetta, bella mia, beh. E poi, dici mamma, gli sacca tutti quanti festeggiano i nozzi d'oro e quelli d'argento. I 40 anni di matrimonio, non hai sentito mai a nessuno che hanno festeggiato. Solo a quello un mocchetto di cugino tattoo era venuto a mente di festeggiare i 40 anni. Non l'hanno fatto buono. Che prima ha potuto dire la messa. E beh? Cantata poi. E perché non si poteva dire la messa? Poi si è potuto cancellare l'ora, se non poteva dire il corpo. E beh? C'hanno tutti i soldi. E poi terza cosa, un pranzo al ristorante, con il complesso preso. E ma che bu? Ma ti scordate che quando ne è venuto a mettere ne aveva detto che c'erano i cugini di campagna. E perché non sono venuti i cugini della campagna? Sono venuti. Sono venuti i zii, i nonni, e per un canete è venuto. Ma i sappienne che erano i cugini di sopra a pagare, che hanno scordato tutti i mattini. E beh, sono venuti però. Ma guarda che non può che poi, sempre un cugino, si ricuota la chiesa e si cumulerà la bastetta. Era un giovanotto tutto quello che si aveva aggiunto al ristorante. Si è aggiunto a mangiare le ricine, non per cocco. Era un grosso. E mentre si mangiava... Era un grosso. Un grosso uomo, non un grosso. Mentre si mangiava un grosso uomo, aveva di cantare sempre la canzone di cugini di campagna. Anima mia, buona notte. Le è rimasto un ozzo in tre cannarozzi e ci ha pezzato un po' l'ozzo. I 40 anni, già vuoi a me, e me ti ha rizzo un po'. Ma lo tempo mio, se ne cantate ragione, va buono. Beh, bene ti arreggetta, ma vi. Che buono. Vicino a te. E che bello va? E tu vuoi a io, vicino alla culetta. Ma ti arreggetta. Ma. Aniel! Ah, dove era Aniel? Aniel, qua va Aniel? Ah, finito, apri il matrimonio, andiamo avanti a finire! Ehi, mo che mai cacciato? Mai cacciato ciò 4 mesi fa! Ma cacciato! Un non sai che mi fa sulla lui! E allora, non mi vuoi più bene, non sono più la luce dei tuoi occhi. E mo che ben adesso a me? Cacciamo sta a me nicchia! E perché sta rizzando l'occhio? C'ha pietà anche un po' di frisca, abbattu che esce meglio. Ma non capisci mai niente, ma un uovo frisco, mi c'è aggiunto lo zampanello. Era zampanello, era amarosca, te. E non ci ho potuto mai terno un po' di dettagli. Io ti avevo detto a te, di nasce, quando non mia. Ah, a così, gallo. E mo perché sta rizzando mo? E mo che t'hai capito a te che stiamo sondorcini? Ah, capito! Hai capito, hai capito! Vate curca, bella mia! Vate a reggetta, beh! Abite bella, beh! Questo mosso non dorce niente, Gil, ci sono mio. E mo che te va a curca, tutta la luce, luce dei miei occhi. Ah, così che? Loro mi ha scritto, ma su pepe non scarpe, caro me ne appare mi conto. Beh, beh. Ma, cos'è che faccio? Vedremo che... Che c'è la televisione stasera, beh.
A stasera si verranno specchio. E che bene a dire se strisci anche lì. Ah, sta giocando la Juventus. Pascavi! Pascavi, ma perché la televisione ci sono tutte queste formacchelle? Io ti chiamo di cinema di surci che amore di formacchelle. Ma che dici tu? Oh! Oh! Ah, mi andavo così tu non tu! Ma... vedremo che dice la giornata, papà. Il pensionato. Ah, ah. Certo che aumentano sempre questa pensione, eh? Merica! Quanta sei bella! Vatti a abbracciare! Che gamma va un cagatino! Gioia rapita a me! Ah, sono... che sì che... è stato che dorme, morti di fritto. Capo da pare mi conto. Ma? E che è il mutuo stanno? È un maciametino, eh? Che freddo! Ci sono niente secchete che... Pasca, è un maciametino, eh? Su fatto voto e un quarto mo' a curtirare per un compere che non senta, mo! Pasca, be! Grazie, Pasca, be! Ma... ma ruga bene tronto tutto. Mannaggia. Costano a ramata a prosto che a matti. Per renere ci vuole un quarto di lavoro. Ci vuole un motopompa. E tu ancora stai a te, stai. Eh sì, ma tu vuoi cazzare e mi vuoi fare un caffè che mi vengono a comprare me io. Tu vuoi cazzare? Pat, stamattina non mi voglio cazzare. Il caffè, se lo voglio, te lo vai a fare da solo. Se no, vai a pozzare al canale. E che ben a dire se tu stavi in spacchetto stamattina? Eh? Una capita. Non hai capito, fammi capire. Una capita? No. No, e mo ti faccio capire chi? E fammi capire. Aspetta un attimo. Sì, ne cata spi. Fammi capire, mo. Che c'è chi? Che ben a dire chi? Sciopero generale! È cominciato a sbattere in mano votazione! È cominciato! A
Avanto! Ma non ci cuova io, tu no? Da ce l'hai? Da ce cuova te pare? Avanto! E su repa a porta come fai a casa? Capi perché io, ah, su casa, è bene. Buongiorno, compa. Buongiorno e buonvenuto, compa. Che re? C'è anche una riunione a Sant'Acqueva, che ne è che non ha avuto diritto a su? Ah, beh, ah, come era tu? E che buono? Ma vorrei perché forse mi fa chiamare pure lo Sant'Acqueva. Lo Sant'Acqueva? E come c'è la festa a mezzo a me? Che malato sta te? C'è anche un comizio, e come che? E mo ti aiuta a fare la partenza, come era te? E che ci vuoi fare, oi, compa? A stai te, l'arterio scavito. Che non la fermaci. Ah, che te ne ragione, compa. Te ne proprio ragione. Che non man- a mantenaci. Mo sa tu va, sa compa, piare a che non mantena da a masso pappena. E perché? Caghi a serba l'hai fatta per 40 anni. Mo basta. A piazza pace. E se ti vuoi aggrarire, Ghiglia, se ti vuoi aggrarire a Bussoreglio, un caffè ti ha di raffare Ghiglia. Se no, tutte e due, gli ha tappuzzato al canale. E chi c'è su canevo? Ti ha toccato la Bussoreglio. E ritto tutto. Ma voi è cresciuto a pace. E se vuoi avvicinare, e chi ci perde un caffè, secondo te? E che può fare quando c'è sciopero, è sciopero per tutti. Ah, sei pure per me. Un caffè tu vuoi seguire, compè. Un caffè tu vuoi seguire. Ma chi se non ci puoi perdere? Ove? Che so chi? Ma tu fai sapere chi che sei. Che hai pagato 5.555. E come mai messo stamattina se su spracchetti davanti e di nuovo? Era tua, era tua. E c'è pieto quattro cazzo cattum. Se può sapere che razza di scarpa mi ha avuto vinto. E chi sui scarpe me? E di che ne sono queste scarpe? Per dire la prima su di me che hai pagato. Lo sapevo che io non era giornata. Te venne una pratica che inizio prima a te. Guarda qua, acqua. E poi, mo mi usare la colpa a me. La colpa è da tu. Perché? Perché quando viene la potuga a me. Te valli ne sembra la scarpa che costa da me. Ah, e 5.555 euro un giusto. Che so. Quando è che? Quando hai pagato per i scarpe? Non mi voglio in forza. Oi, compè, quanti soldi ci sono? E a dove vostri fuori a fascina? E che si vuole sapere? Buone spese. Se tiene ragione. A cacciare su tu matto. A pe, vado a pigliare aria. Ove? Se no ci morrà a fucca. Sì, tiene ragione. A capire? Spenna, spenna. E puoi vedere come cammina qui. Tramte con le scarpe buone a rapire. Compe, se vuoi sapere, gli sordi, i cacci in mezzo a lei e ci fa sapere una zecchiare. Poi roppi i tese, perché mi spagni che anche c'è per una mazza o anche un corpo c'è lì tussa. Buon conto bussurì, buon conto bussurì a canzone a salonga. Sì, sì. Tu sai che ti dico? Mentre vuoi lei che su quello che vuoi che romano ti cangerò un tutto. Dove? Hai capito? Ma una mira per Uvin stamattina. Sono venuto a fare che è? Uvin, ma hai attaccato Uvin? Mentre anche una cosa è cammina. Ma, quando andiamo a giacchetta e andiamo su. Goiamo con la macchina di bussare. Sì. Mi sono cattacazzato con il pensiero e mi sputtano a me stamattina. E che bene a dire? T'ha scordato che la macchina mia ha accesso a me un meccanico rottivo. Un meccanico. Ma posso dire la pagata a Maccio Piccino? Che c'entra in un pagamento, Maccio Piccino? Che c'entra? Sì, quando si tratta di cacciare soldi, un c'entra a me. Come un c'entra? Un c'entra a me. A me, Maccio Piccino, mi ha detto che la macchina è pronta a 10 euro. A 10 euro? E se non va bene, come un soldo, posso dire. Sabina! Che? Se permettesse, a Maccio spenderò oggi un ruttone due vampe. Capo fa a bere il zizzico che non te n'ha che fa. Ma mo questo fatto non mi interessa proprio niente. Ah, sì? Mo te ne rinno tra cose. Ma se cacumera capita alcuna cosa. Era ieri quando non t'era cuota. Vuoi appagli per 100 cavalli, ha capito? E se ti avvien di me, no? Se ti che c'era sgraziato,
ti faccia cantare un miserere. Ma capì? Bomba, tieni ragione. Ah. Mi ricerca che la disgraziata si è tutta, allumato tutto. Era colpa non è da te. E che ne che? Io, compa, fino a quando ti posso rifendere te fino. E da ieri sì, ti hai messo tre coperte e una mutita. Ha capito? Tre coperte e una mutita? A basta mattina mi sono cazzato tante secchette su puto, beh. E vuol dire che non ti ha saputo come ieri, compa, come che? Ha capito? Cangiamo parlamento con tutto, beh. Usa che te dico, i compa. State d'accordo? Che se ti continua a fare un sciopero, anche io non chiesi, ti ferava vici, ti faccio per avanti la porta e te ne caccia da casa a capo giù. Oi compa, comincia a dire bello bello, bello. Che chi sono maestro per penegare. Bene che ne che, maestro per penegare. E posso rimanere che non Ma quando dici bello bello, ci va finché pure a killa. Ecco, allora posso dire proprio chiudere così. A me mi chiudere così. Ma, usai che te dico, oi compa, o tempi mi metterà la giacchetta e ne andiamo subito. E Gemenin? Capo, caffè, non prendiamo due catarrere, si può dire, va? Ad un catarrere? Perché ci tengo un conto ad un catarrere? O c'è una vera speranza con un conto, che stasera tocca a te a pagare. A me? A una cappè. Iemo, mo. Iemo, capo, prima se tocca a me a pagare. Catarrere con un conto, cammina, cammina, Gemenin. Ah, ma mo' è finita veramente, la faccio vedere chi a me dica, se la sonna pure la notte un morto ammazzato, perché sta a me mi vuota un culo la notte e fa dure che dorme, e chi come una ciota l'aspetta, ma mo' a dove ero qua terni i numeri del telefono, facetemi che io chiamere, e io la chiamere i figli miei che le contere tutte, casane, che ne sa perché anche se sono cose che non si può tenere e ne si può comportare. Adonne che. Ah, ove. Got. 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 Chi stai te? Se vi hanno gotto, gotto, e gotto. Pronto? Dite, su tu? Sì, fuggite immediatamente che stai morendo. Uccare te riparte, ma ammazzate senza pesanza. Sa trovate l'annamorata frustere, la mia mamma trovate giù. Vogliete venire che? Casa la mamma mia te lo barcone. Che fuoco che ti... pronto? Pronto? Come? Ma tu zutte telle? Un fuoco? Quello fuoco? Che oggi non è fuoco? E che ne siete? Un comandante di guardia? Un comandante di pompiere? Che volete i miei? Mo' capito? Hai sbagliato il numero. Mi scusato tanto, comandante. Mal tempo mio, hai sbagliato il numero e ci avvertivamo un po' via. E poi mi sono detto che? Una volta mi ha detto i bambini. E che non sono su bambini? No, no, niente, ma la nuova mia, ma è presa che... Parte mi sta facendo un bambino. E perché, ma? Dite. Ah. Parte. Te l'hanno avuto! L'ha avuto a chi? L'ha avuto a femmina! Che mala cena, ranna, che... Ma che sanno? Mega zeta tutta con te, se tu e te so compre me. Sognavo
Sogna voluta rinnare rin e le tue stomaci. Che famiglia rubenet, papesa tue t'annamuret. Fuoc, te ne annau! Sì, ne tu stai vicino! Non c'è chi? Non c'è filmina? E come che? È giovane, bella, schietta e maritella. E per stai a ragione! Tu è bella, quello come sarà bella, state cinto! Ma come fate a non sapere? State cinto un giorno, che tocca a me! Che? Aspira, per me può toccarti! Ma sei sicuro? Come sei sicuro? Dicimo tutto. Una sgraziata, sa giubbetta a Napoli, come fate a non sapere? Sa sonna pure in auto, sa sonna di no. Ma io non no. Oh, perché ti chiura te goglie? Ricci mamma, che mi sta ponendo una carta e non ci ripia, quindi ci mi ricapito. Oi, ma sono sicuro, ma va tutta la sonnetta vostra per un gruppo ragillo, oi, ma. Voglio che, ho una sgraziata a nome della notte, e le manna pure i basuti. Ecco quando va a essere morta. Giunta la natura, un bel pezzo! Sono sicuro, è morto! E tu qua non è meglio, tu? Io non ho mai rifiuto, però non so come hai detto! Scusa, tu qua non è meglio, tu sei barilla rifiuto, sei chiede! O non sai che sogna, non sai che tempo con le rabette mi sta facendo, le babere mi sta facendo tutti i colori! Oh, ma, Ricci! E che ne è che sta femmina che ha tanti uomini in giù paese e che ne è tanti che è proprio con papà? Che se vuoi trovare la buletta? Dicene che è una giovanella, una bella giovanella, una caluccia buona qui, una saccia, dice che per tenere la gonna a cupa. E mi date la promosseria allora, oi ma? Ah, le chiude chi? Se vuoi che sportuna? Chiamala sportuna, oi ma? Ghia, sognanetta proprio scomunicata. E perché fa insegna a mia versa poi a rasera nel secondo tu? Che bella, che cosa che... E la porta che era bella. Tu sta mania ruballa che ti è venuto. Sogno rivende tu zuppiele rovicinanza. E beh? Ha visto in la chiesa come una furbicia. Zac, zac. Ha visto a dolluria. E beh? E rilunzami si, ne tutto. Ah, c'era rimasto solo che non mi devono la maschera a mandare la faccia. Così siamo completato l'opera. Guarda. Toni, innanzitutto si dice zimbello con la B di bucaccia e non zippello. E poi ricordati che Don Ludio e Delia Scala sono stati il Fred Astaire e la Ginger Rogers italiani. E poi tu, e grazie a me, alle mie insistenze, ai miei incoraggiamenti, che hai potuto apprendere l'arte del savoir-faire. E lo savoir chi? E taci, taci, metti tu un indipaglio nella bocca e stati zitto. Oima! Ma tu mi sei accorto! Dacci su menù, fino a me! O potevo venire buonasera, primità! Tu che ne sei solo che mugherta! Oima! Fimmelo come a te, un giorno su ciò! Se per su stampo, visto, oima! Visto, meno male! Oh, io scuggiurei, ma per se stai a rasere, beh! Ah, visto, i femminimo! Sì. Quando trovano solamente vestimenti, pettamenti, belle gementi! Visto che... E basta che ci dice una parola! Ah, visto che lingua che mi stessero! Ah, visto! Mamma Pasquali! Ma chi è stato questo ciuccio che ha scritto generale con due G? E quando non va a trovare, sa sciolto. Vuol dire che non genera la tua stile, no? Sì, ma sempre se parla a mente vacante senza condurmente faccio. Risa c'è! Che? Un fatti papete, ma a me che sei? Breva! Non ci scherzetti niente, capista, come sei tornata povera lei. E che re? Sei scirato con papete, forse? Cane! Mamma ti sa messo in ciacche che parte tenere la femmina. Ah, questo non è messo in ciacche. Ma ne arrivo, volevo dire. Vabbè, tenere la femmina. Fare sentenza. E te la più per chi? Invece che sono contento. Ti portare a questa da fare ancora servizi. Per chi ti va a portare? Ma che va per chi?
Ma stai zitto, eh. Parli sempre tu. E fra l'altro a vampera. Sì, tonene, scherzeri niente niente. Scherzeri niente niente su questo fare. Ma questa è già. Camo noi, come su? Meritamente non mi accertero su fatti che bello. Che bello, è bello. Così mai, sì, e mai vorrei essere un fatto che bello. A me virgo come me ci potremmo agguagliare sta sarma. E come avevo agguagliare sta sarma? E quando vuoi ci vengono i capelli da ripetere i pucci? Ma te fossi io! Te ne dà giù una mamma. Ah, o prima ci riso, poi sono stato qui, un maniaco. Quando la giù io non pensavo a quando si è presentato un altro, dopo capire, tammene in mezzo alla gente, a parte se faceva ancora figli di rigettere. Non solo che, ma tutti i compagni di me ci hanno ridotto in ce la faccia. A figlio di Argentina, se sai che con i film più belli che vengono. Pensa a quando protestano sul paese. Già guarda che il russo c'era la rolli di giovanotti. E tu come fai a sapere? Fatti di me. E chi è ritto con i compagni miei? È possibile che con i chisti saranno ne va con papà? E beh, papà che le mancava? A blizza o a cavutizza? E beh, che lo solo papà se c'è carmelo in annaio che arriva a fare un giro. Mamma mia, ma sono bovillo, padre. Manneia, manneia. Oh, ma mamma, papà, dove? E che ne sa, c'è chi? Dove si legge di loro? O tu stai raccogliendo che... Gatto, è messo che sta facendo la palla. Si legge tutta la merda, che ne sa, c'è chi? E che aiuta a fare? Mi fare parlare. E lascia meglio. Ah. Ma, spero che vuoi... Perché ci sono così che è finito il show. E finisce, amore. Ma non torna. Chi è che l'ha di finire? Chi hai finito? Ancora non cominciare. Quando si raccogliere? Noi, ma. Oh! Non te ne piere, caro. Aiutami. Senti, mamma, cari spalle tu, ci siamo noi. Quando c'è ragione, sto passo fa. Camo, quando si raccoglie, lo facciamo per la nuova, a marcio per penigallo, come sa tu comportare, non ci fa amici 60 anni passati. Ma voglio venire, se mettete in spalle, voglio ma, proprio venire. Tu spagnolo, tu spagnolo. Cazzo, non me ne mani, non me ne manetto, sì. No. Non mi mani, non è. Che il... Spagnolo. Papà ha sbagliato, ha capito? Che se non ha, se è vero sto fatto che a me vero che non si è nato ieri sta chiesa, non ci potete stare a cucciare in questa maniera, no? Ma che è se non ero morto ammazzato che si è vero, beh, voglio dire che, quante cose che vero ammazzo lo sgraziato, ha di fare immediatamente in bagatelle se non dire che è vero una cosa chiesa, e se non ero la casa a me. Io me scusa, scusate, mamma Pasquale. Se lei permette, posso dire la mia. E parla, sa parlare, sa sciolga. Capo caperati ci vuole un vocabolario, ci vuole. Mamma, ascolta, siediti. Oh. A che ce l'ho? Te pare? Sì. A quella gamba lunga della cavallina Storn, non gliela devi dare per vinte, no. Questa è una corsa d'ostacoli e vince chi salta più in alto, mamma Pasquali. Quindi... certo. Chi salta più in alto? È certo. Grazie, tu non puoi. E a due a dire, questo cammino di crocs, a due a dire a Zumberg, ma fammi un piacere. Ma stai ha parlato un gigante, sempre mica li sono pieti. Ah, oh, oddio, io sono giocato in parte, sono pieti, che lui mezzo dell'anno riparto. Ma stai zitto, che tu come al solito non capisci proprio un tubo. Certo. La mamma ha tutte le carte per vincere la partita e tagliare per prima il traguardo. Basta soltanto volerlo, mamma. Sì. Ah, papà, tu lo devi riconquistare con l'arte della seduzione e con l'arte culinaria. No, mamma, che ha capito? Con il mangiare. E parla come se parla benedetta figlia. E se lei vuole, io sono a sua completa disposizione per insegnarle tutta l'arte delle bondonne. Alla giovincella, non le può lasciare l'osso senza neanche averci provato. No, ma sarebbe troppo comodo per la bella forestiera. Ha capito un gusto? A tua età America. America! Umi, sapete pure un uomo? Hanno capito, non va del tenente. No, mamma Pasquali, non vi disperate. Ma così anche avete già su uno. Non vi disperate, vi ho detto. No. No, perché dalla prossima settimana verrò io ad insegnarle come conquistare il merlo. Però, ma per adesso la prima cosa che dovete fare è togliere questo orrendo lenzuolo da questa, da questo divano. E per secondo. Sì, Pepe, fatte, tu cammina. Sta sciolga con suo bondo. Cammina. Tu cacci me nuova. Iamanini. Tu le verrà a casa a me. Iamanini. Sto tornando, non ho ragione. Stato buono, stato buono. Stato buono.
Però che sbuto mi ha garbato un porto ammazzato tutta gente. Ma sappiamo dove ha fatto Jeffrey? Ma... I quasi... Che è niente? Già che ci hai visto e manca. Giù tarattori armati ci hai guardato e non ci sono. Vero e vero che hai sgraziato maglietta. O per dispietto me l'amo c'è. Ove? Vuole che pare che hai trovato su questo? Vuole che l'ordero se ne trovi per lì. Ma ricetta mamma, ci posso dire che era per te che questo qua si è tarpì. E se va in alcune mi dice, ma su papà, mi fa vedere come stanno i scarpe per piedi vostri. A un ecco non hai trovato per te questo con io. Avanto! Caduri. Caduri rosa russa scattie. Con bei femmine ti sciaccangino. Sciaccangino tutto. Pure ci cagone perderà che. Tieni ragione, oi, compa. Merica mia. Mi sta facendo tu che ruccio con noi. Su ruccio? A dove che era con me? Ah, con me? Quello che mi sta facendo passare a comare a tu, può dire in zona a noi. Sogna una semana che mi stai andando a curcare io. Nemmo cucina tu, nemmo lavare roba, nemmo stirare cammini. Ma mi stai sentendo? Sì, sì. E poi, il rispetto che mi sta facendo. Cose, 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 che non si può ridere, compa. E non si può contare. Non vuoi contare da qui? Beh, mo mi ha detto che non si può e mo mi ha vorrei. E mo che c'è di me la cu? E dice a mille allora, però sono da cinta. Oi, come? Il raggio che c'è te. E arriva a me mentre va con i scarpe. Ma capì? Ma cosa è? I saccucci di giacchetti. Ma Dio ti ha detto, un pennello era la barba su un cattere di munni. Chi se no? Chi se non si può permettere? Un pennello che aveva accattato con te. Nuovo, non si può permettere, come. E poi, oi, come. Con crianza parrà. A cosa ci pensa? E che? Mi farà guardi quando vai a ruccesso. E perché? Rischia, ma diamo c'è la carta di cabine. Ma è cresciuto a pace, che chiama a mille. Pascavi! Come Pascavi? Ma dopo che? Una vera, dove giù? E se ne ha passato a tuoi figli. Tanto che sta che è pigli. Sono improperi che mi manna, compa. Oi, compa. Ghiasco, t'hai fatta non una volta, ma mille volte. E ti hai fatto pure dopo scuola. E tu, tu sai come si dice? Chi è causa del suo mal, pianga se stesso. Ecco, mi sa parlare grasso, posso io. Grasso parlare che? Te volevo aprire a te che avessi fatto con quella standalona lunga ruota. Con la gonna a cosa? Guassa ieri che Gesù non ci ha di te. E c'è una cosa. Che io con te. A 60 anni passati mi sentivo già più in lei che che. A capire? Merica con me. Ha fatto lo stesso miracolo che Gesù Cristo ha fatto con Lazzaro. Lazzaro. E che c'entra mo che lo leva? Va su ira che... Ha visto come lo ha detto? Lazzaro! E Lazzaro... Che... Alzati e cammina! E chi che fa? E Lazzaro... Sabbiette! Merica, come mi ha detto a me, Peppino! Ghi, ma i cazzetti, mi hai messo a fuggire, compa! Era ancora un po' appunto! Oh, ha capito? Oi, compè, per avessi io a sbattere anche per alcuni spuntoni di muro e taglia che due mezzi. A capì? Lazzaro. Ma va cammina, per dove ieri, beh. Un morire che ti ha prattato a chi? E che bu, se mi è venuto, sta con Nanni. Ah.
Ah, tegna sempre avanti la bottega, un barcone tegna che bere. Oi, compè. Oh. E mo mi farò puzzarrino. E rissacci, e mo mi farò un zingatello. E mo posso sapere che cura su. Tutto scosto, compè. E dici, mi dici, ma è una mullettella, un daietta di un barcone. Come no? E buzzeri? Mi ci attappisci, compè. Non ce la faccio arrivare, non ti rapa lì. E tanto trovata che la disgrazia. E si capisce. Ha trovato un miero con un portafoglio a mandici, un Don Giovanni. Io! Oi, compa, quando mi ha detto... Ah, guardami un po'. Eh sì. Quando mi ha detto... Ma lo scatto una mille. Quando mi ha detto che il giovane non le piaceva. Hai capito? Il giovane ha già metto... E mi ha fatto capire che io ero simpatico. E con me si deve assicurare tutte le cose. Ma capite a me? Ovvio, dove che? Io i compè, mi ci sono affezionato. E capire a fare questo. Poi, la sera che mi ha mettato a ballare alla casa sua, non c'è capito niente. Alla casa sua? Sì. Su e su? No, quando ne va a pensare, non c'erano pure uomini. Ah, i festini! Quando faceva i festini su roba vecchia. Ma ballo, compè. Oh! Prima mi aveva venuto a Pierre e dice che io mi farò un tucatù, capito? Un tucatù, tucatù. E chi è? Hai detto subito no. Era fatto buono, compa. Se no... Poi era venuto e dice che io mi farò un twist. Quello che si chiede per andare, capito? E tu che ci hai detto? E chi hai detto? Non ci ha avuto no. Era fatto buono. Poi, quando hanno messo la canzone i peppini di crepe, sapore di sapo, sapore di me. Ma che sare c'è? Peppino di crepe, sapore di sale, sapore di mare. Accanto a un cantante nero, Gino Paolo. E quando sono venuto a passare, io che ne accanto a casa. No, che ne è che ne accanto a casa? Accanto a Gino Paolo, basta. Va buono, ne accanto a Gino Paolo. Gino. Con non Gino su. Non Gino su. Buon conto, oi, compa. Quando hanno messo la canzone di Peppino, Gino Paolo, io dico, ma i menetti! E che avevi a fare? Il terreno. Ma ballo! Assomigliavo a Murua proprio. Gil, tu massimo una siccia puto pagare. Ma ballo, come ti sapete ci? Ma, grazie che ti fa sapere, eh? Lasciami dire a me, ma tu sei pace! E ma lì, ti camone per a nulla, grazie che ti fa sapere! Ma perché mi va a occasione, come è venuta la goia, ma guarda a lui. Io mi mentre oi compa, ove, a un principio, io... Ehi, che sta facendo? No, non ti puoi tutto spagnolo. Che sta facendo? Ci abbiamo messo a marcia indietro. E continua a stare con la marcia indietro. Poi, visto che Achilla, bello bene, Ruccio, tieni, a gamma, compa. E che... Oi, compa! Ma vi ha messo a meno sotto la coppia! Che stai facendo? Stai facendo? Oi, compa! Ma io sono tutto visto come quando con la macchina andiamo a curgione dopo il ponte e trovo tutte le curve! E poi? Ha capito? E che io, compa? Che fai? E curva manca, compa! E curva che sei, compa! E tu pigliava le curve, compa! E tu accelerare! Sì! Ha capito che accelerava! Compa! Runete una carmata se non gli amici temi di curve ruggirone, compa! Ma capite? Ah! Compa! Ma scusate, aveva pietà per lì! Compe, un già avessi fatto un bello guadagno, compe. Hai capito? E cangiamo parrani. E che meglio. A proposito di macchina. Sai che mi ha fatto che l'umbame disgraziato un meccanico rotto. Ma subici. Ma subici, insomma. Che ti ha fatto? Mi ha cercato un cugno per la macchina. Per la macchina, mi ha cercato un cugno. Un cugno. Dice che ci ha cangiato la connessione della testa. E non può. La macchina mia è limpida, proprio bella. Sì.
mo mi fa un piacere. Mentre tengo una cosa ancora, che ci siamo parlare. Se no va a finire che avendo a VFG, a fu e ci rimane molto. No, ci vuoi sanare sgrazi qui. Ma capì? Aspetta che piaccia che te ne viene su. Perché che vuoi basta che abbiamo. Oh, che forse a riguardo a me, ti va anche una carta di mille. E per una carta di mille che era venuta a donna a te, cammini, mani, cammini, cammini. Allora, mamma Pasqualina, sono stata chiara? Hai capito come ti devi comportare? Agli uomini piacciono le donne che si curano e tu a papà lo devi riconquistare. Quindi, la prima cosa che devi fare, devi cambiare il tuo look. Che fai, chi? Oh, di nuovo 33, devi cambiare aspetto. La crespita. Santa Maria del Cedro e Santi Angeli dell'Empire. Dite, ma dammi tu una mano. Oi, ma all'uso proprio angiunello. Che mi ha detto? Ma... A mamma. Alice, ti sta dicendo che a cangere. Ti vestire più moderna, ti fare un taglio di capelli più giovanile. A che sera più mossaiola con papà. A fare come mamma c'è la crugattarella. Brava Titella, in una sola parola, mamma, devi essere più chic. Agli occhi del tuo amoroso devi apparire più sexy. Oi tete, e io lo sai cosa avrei pensato? Sì, Ale. Di mettergli addosso un bel vestito color amarando. Di raccogliergli tutti i capelli sulla nuca. Sì, sì. E sulle labbra un bel rossetto rosso. Così, mamma, quando lui ti guarda, deve provare una smania irresistibile, un impulso irrefrenabile, ma tanti sono per un culo, ma capite? Oi, ma, mo che ta zizema bella bella, sempre per quello che potremmo fare. Certo. Capo, usserì usè che i miracoli fanno signore. Veramente, o signore i miracoli non hanno fatto rupo, quello per me e adesso per te. E quando sapevi che ne sono per io? Cito, che mo ti aggiustiamo bella bella, a così vedremo, poi se mi per prima certo. 4 anni femminile. Però tu a fare tutto quello che Alice ti ha detto, per filo e per sì. Ha visto come ti ha detto? Come a camminare, come ti ha cagato, come a parlare italiano. Come a camminare bella bella, come a sapere fare tutte queste cose buone, così, capito? E chi sa ci fare queste cose? Chi sogna la femminicchia, sogna casalingua chi? Ecco, la lingua, la lingua la devi saper usare, mamma. Che vero? Devi parlare in italiano, te lo ripeto. In italiano. Sì, e poi, mamma, quando cammini, devi sapere anche come si cammina. Sì. Guardami, devi essere disinvolta, così. E ti devi anche angheggiare, faccia mamma. Bene, faccia bene. Ti faccia giri bene. Piano piano, brava. Sì, Ale, va buona così. Va magnifica. È così. Benissimo, è mamma. No. E poi, mamma, quando ti siedi, ti devi sapere anche sedere. Guarda me, che ti insegno io, mamma, ecco. Ti siedi piano piano e poi, mamma, devi sapere accavallare le gambe. Aspetta, Ale, ecco, mamma, guarda, le gambe si accavallano così. Ti faccio vedere di nuovo. Lentamente. Così. Assimili che hanno c'è. Un erbiciato che ti ha ascoltato che te ne lettevi. E poi, mamma, un'altra raccomandazione. Quando parli con lui, strofina le calze. Perché agli uomini piace sentire lo strofinio delle calze. E che le calze senti? È pure surdo. Oh, mamma mia, ma una raccomandazione, mamma. Tu con lui devi avere molta, ma molta pazienza. Non devi rinunciare al primo tentativo andato male. No, tu devi insistere fino a quando il frutto è maturo e cade dalla troppa. Ma papà, a rinunciare come non per voluto. Ecco, brava. E quando per che è maturo, ma si può finire che la sì. E poi, mamma, un'altra cortesia, cambia un po' questo ambiente, mio Dio, ma è proprio squallido. Vabbè, mamma mia, e metti due fiori sul tavolo, due candele sparse per la casa, un po' di profumo nell'ambiente. E che cos'è, mamma? Però la prima cosa veramente che devi fare è togliere quell'orrendo attaccabiti di là, eh. Io non ce lo voglio vedere più là, eh. Ma la seta a volermi a benedermi mamma, chi? Va, va.
si toglie quello, è una cosa che non si può sopportare. Tutto che stai per... E tutte queste cose vere per Marcio Peppino. Ah, certo. Oh, non faccio più meglio se spero mi vecchio ricicarci. Ecco, lo sapevo. Tutta acqua buttata alla calce. Ma santa donna, ci vuoi almeno provare? È certo che c'è di provare. Royale. Certo. Non sembra niente, ma stiamo facendo per bene con Sire. Se no? Che se si sciolla la famiglia e poi ne c'è un giro avanti a portare a me. Figlia buona, mi faccio giovere con noi e ti scopo tanto e te non si vuole. Ma buona, se ne capito laggiù. Ho fatto per me, ho fatto per la famiglia. Ma ho preso fatto tutto questo così, roppo galluzzo, ho circogliato la masura, meritamente sa di cogliere i bagatelle, se la tirerà a casa mia. Ma non ha ragione. Ma tu ci provi, fai tutte queste cose belle, che poi vorremmo se si raccoglie. Ale, ma no, va su scena fai, diciamo, Geister, o no? No, dite, questa è una cosa tra moglie e marito. Sì. E poi come si dice, tra moglie e marito non mettere il dito. No, io ci voglio. Vamo c'è tanto pizzicelli che e poi che siete. Ma, che poi vorremmo con mamma feria. Che ci stiamo pure noi, ma ci stiamo. Non dà raggio, non dà raggio. Andiamo che ci stiamo pure noi. Copione mio. Povera Pascalina sbindurata. Pippin s'ha trovata innamorata. Ara vecchiaia sembra Carma, carma, bella, bella, è un discordare di parole italiane che stiamo in barete. Mamma mia, che avevo tutte con te di questa maniera per una triccia, ma quando sei bella sei venuta di bella, bella, bella sei, oima. C'è il mio papà, ti dà, fa che bella. A me mi viene il gesto. Sì. Ma. Ale, Alici, che dici tu? Ci facciamo una bella mia barbariella, mamma, che però ci bella. Sì, ti te faccio. Mira che sei babù. Sì, magnifico. Faccio un bel tirabaci che non guasta mai e mi sa, mammina cara, che stasera la tua dolce metà ti cadrà proprio ai piedi, come dice la canzone, ritornerà in ginocchio da te, l'altra non è niente per lui. Ma io ci credo così, chissà. Quella legna Stuart, legna Ivri, che quando mi vorrei accompagnare a questo mi fa piacere, usa quanto mi dice, mi fa piacere che andiamo a zucchero morto a mazzare. Mamma, non essere volgare, non ti dimenticare che sei una signora, è una signora per bene. È pronta la zitta? Sì. Ci posso dire di compiere, che la macchina non zitta sta arrivando. Non mi rimasto che tu quando vuoi arrivare a papà suonavo campanile. Un campanile l'hai suonato 3 o 4 volte, ma che rotto. No. Perché la finestra non si è facciata nulla. Ancora siete così, chi sta andando a mischiare a presa a me, maniatevi, malandrate. Ma non lasciate la mia maniglia. Lascia sta cosa, dai, che sta arrivando. Aspettate che ci mette un attimo di profumo, Oi, ma. Che? Che un attimo di profumo. Che Ci
scusato, signor. Hai sbagliato casa. No, no, non avete sbagliato. Trasito, trasito. Non mi avete conosciuto. No, signor, è conosciuto. Lina. Lina. Lina Bertmull. Lina. Lina Pascalina. Pascalina. Pascalina me. Sì, sogno. La tua Pascalina. E come stavo tu? Come? Non ti piaccio così. Non ti piaccio questo lucco. Era già arrivato il carnale. Yeah. Allora non ha capito niente. Ti piaccio così. E dici a me, signora Pasqualina, anzi, signora Lina, ma che pena a dire tutto sto iure e tutto sto cannello a casa che? Ma è morto ancora? O stiamo già facendo un settimo? E poi, che pena a dire sta? Sta tambi patata mucca. E come è forte? Ah, ma se tu la patata mucca. Allora dimmi, ti piace questo look? Sto look? E allora? E poi che bene a dire che non si capisce niente, un mobo è lì che zumba da lì. Lì c'erano questo e mo c'era un specchio. E tutto un attimo. E ero questo con il che cangete che le mancate fatte. Che abbiamo fatto? E mo? Abbiamo fatto che quando... E mo cosa facci? A cavallo. A chi? A cavallo. Un cavallo? Che ti voglio tenere un mozzicone al collo, un cavallo. E la tieni un cavo, ci taglio di te! Ma ecco cosa! E allora, amore, aspetta un azzicco. Sì, ne va bene. Ma cosa sa che sono giocando sciacchi? Ma se cane mi posso tutelarmi? Lo voglio un goccio di questo. In questo? In questo. E chi è chi? Spomando. Spomando e curao. E mo? E mo? Questo porta fortuna. E mo cosa facci? E tu ci stai lavando in me? Mo mi batte lì tu! Ma guarda che... Ma nasi, mo! Un don nasi! E perché sta... E sta scarpa rossa? Ti piacciono? Fammi vedere, come cammin. Ecco, ti avevo rompere in tuo cuore una gamma! No, cominciamo a te vedere che è sto fatto? Che quando i pacifeni la voce femmina ti piace e quando i fazzichito curto, eh? Cominciamo a te vedere il tuo paccio. Grande disgraziato con su rabo. Ai, fred. Mo comincia, beh, cammina per un tutto, va. Mo comincia la stessa letania, mo. Che bella di. Non ha capito che tu, quando fai sta maniera con me, che comincia sta letania. Ghia, Pasquale. Sta ricca, un gesino. Ah! Ha capito che sogno sordo? Un gesino! Ma ti faccio sentire che è la zecca? Sì, fammi sentire che è la ricca! Ah! Ah! Ah!
Vai, Ori! Vai, Ori! Usa! Usa anche la usa! Usa anche tu, ma mai usa! Vai, salire alla mia! Usa anche la mia! Grazie, tu consuravut! A me, tu mi chiedi a mannere? Piatta ma a mannere che te veri stozza stozza come porca casù! Ma che sta succedendo? A voi erano 15 18! Fermatevi! Che sono sigarette! Basta, mo! Basta! 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 Basta voi cominciare! Oh, che cacchelle che mi sta facendo passare sto grande disgrazio! Oh, tenì, tu vattene! Dalle sciampere! Dalle sciampere stantene! E stomache e cuore! A sto porco disgrazio! Tieni ragione, ma tieni ragione che avessi un nera una femmina che ti ammettevano così chiesto! Ha fatto buona camminetta! Che ha sapiato troppo quello sto femminaio li caccia! Non ci hai fatto ciò, mi mantenere, Ani! E mi ha detto tutti i colori, non ci hai fatto ciò! Poverella, a me che buo, ma a me! Ma perché non puoi un coraggio di cogliere niente? Se che era qui al posto di mugliette, usi quante volte ti avevi cacciato di stanchezza! Ma che mi ha fatto? Usi quante volte ti avevi fatto ciò di bavici in per avanti la porta, guarda, guarda! Franco, io non ci posso ancora credere! Proprio tu, papà, che criticavate il comportamento di noi giovani moderni, vi siete lasciati abbindolare da una giovane senza scrupoli e senza pudori e non vi interessa più nulla dell'onore e del rispetto della nostra famiglia, eh? Vabbè, che lo sanno tutti ormai, che siete diventato un libertino, sì, un Don Giovanni! Se ne sa, crede se ne è fatto capo pure Don Giugino Prieto, che ne sapete voi? Ma l'unica quando ha fatto la prieta che era messa, il botto che ne ha gettato, o poi io non sono a nulla! E quando sono bombacchetto tornavo, e proprio a Don Giugino mi ha aiutato a nominare. Usano tutto a curgione che fosse tena sette figli e una quaccia di moglie. Brutto cacciamele con zuravo tra Don Gigino e c'era così chi. Ma perché ne ne sanno due? Uriamo! Tutto buon cullore presto! Uriamo le nerramette che te vedi su te! Mo te ne aiuti la casa a me! Mo che esci rivando voce me! Che mondo avanti mi faccio un punto che marito mi è morto! A te arcia, non vedi! Grande disgraziato, mo te ne aiuti! Aspetta un attimo! Aspetta un attimo! Oh, hey. Che fai? Aspetta un attimo! Te! Oh mio Dio, mio Dio! Vedete che stai battendo e sparisce un voce me! E quando arriva, un manno rimanga cartolino! Bravo, regina Bou, i miei amici, i miei cortolè, menne bè, o bènne garrichette, menne bè, a me era Bou, perché vate tenere avanti voce sta faccia savore trama. Ghia bè, caccia c'ha pure la casa, caccia lì la pure. Dammà, bè, c'è menne bè, bè. State babù! Ma vedi come sei sbalestrato con questa che? Usami se manco un cappotto, usami se se ne aiuta e quel cappotto si chiede male! Oh, io fra, ma arriva e ci porto un cappotto rotto, tutte case non chiede male! No, Franco, tu non ti muovere da lì, sì, perché quest'uomo non merita più la nostra considerazione, perché ne abbiamo piene le tasche e le sacocce. Ma meno male che il mio Toni non c'è preso da lui, è tutta un'altra pasta. Sì, è netta pasta. E che Dio non mi accarronerà a casa o non scappa tu? Che c'è? È breve, è breve la ragione, è breve a norma a me, come sa parlare taranta alle spalle a me. Era dolore stasera dove si. Ci ha mandato su a ballare. Come? A Dolludio. E che ne sai tu che a Corigliano lo chiamano Dolludio, eh? Oh, io avevo c'è sarda reganata con sua. Ma che c'è? A chi c'hai me sogno? Tu sei stato un brutto giorno tu! A faccio vincere tutto il tuo paese! Grande disgrazia! E ma perché ti ha raccolto la giavo? Perché ti ha avuto? Se mai buttate e mai raccolto, venate che c'ero perché. C'ero perché? C'hai pensate buone, Pasquale.
Questa casa, come una irga. No! Chi? Come sa perché se ne ha detto? Chi? Chi? Te ne hai detto tu. Tutto sta massifara sei appresa. Sì, è gridati. Ora che gai, che sono un patrone sto quartiere. Perciò, con dietro vanno un zinzo di capelli e dietro mi andare a casa Bosch. Sapete? Sì, Marcio Peppe, sto giorno un uver. State vicino, non capire che. Sto giorno un uver. Credo facessero pure a girare a cacciare mezza nascita, ma mi ero fa tutto quello che ti ha fatto. Ma ti ha fatto anche una magaria e sta cavallona scapazzata, che ti ha fatto per un pelare corpo. Ci vuole fortuna, Romulo, noi mo. Ci c'è buona gente e ci tutti in a capo. Eh sì, Franco frate, ove sono mai finisce a te? Eh? Tu vieni a te in un capo a te, e tu sei a te. Non ha capito, chi è? Non è vero che questo appartamento mi ha rimasto a buonarmi tutto a me. Eh? Perché mi hanno avessato ieri proprio i ragazzi? Ah, ecco mammina cara, siamo alle solite. Qui c'è bisogno di qualcuno che tuteli i tuoi diritti, perché questo uomo, come tutti gli altri uomini, non ti vuole riconoscere un proprio, proprio niente. Quindi c'è bisogno di qualcuno che deve dipanare la matassa. Ma che c'entra sto panere sta matassa, ma non hai capito. E stati zitto, oi caneca, tu non capisci niente. Io volevo dire che qui c'è bisogno di un avvocato che faccia giustizia sulla situazione. Si capisce? Ecco. Non capire. Certo, ed io avrei pensato. Ma come ha di essere sta avvocato? E come ha di essere proprio con gli attributi. E mo che c'entrano i contributi, mo? I contributi, mamma, ti stai zitto che parli sempre di ne maca. Ciari! E mentre tu non puntare a voi? Non posso c'è. Ma c'è, tu ti fa parlare a te. E quindi io avrei pensato a quell'amico di zio Piarino, a quello che era, quello che c'ha lo studio al Pizzillo, dite, come si chiama? Aiutami a dire, vicino al barbiere. Ma Massimo. Massimo Ranieri. E state zitto, fra, che Massimo Ranieri è un cantante che piace a papà, quello che canta Rose Rosse. Rose Rosse per te, ho comprato stasera, e il mio cuore lo sa, cosa voglio da te. Anne Bussetti e Trapreti. Non ti cuore, ma perché non ti cuore? Avanti! Rose Rosse per te, ho comprato... Cantatori, come? E che succede? Allora. Sei cresciuta la 60, una 50 ruota. Cantatori. Qua. E che sta quanta su bella stasera! Ma no, va. E che c'è? Boh, compa! Ricevi ieri che stasera mi sa tanto che è l'ultima sera. Ci volesse un miracolo su Basile, su Piare, che ci vuole un miracolo! Un miracolo! E per avere te un capitanente, che ben a dire su miracolo! Ah, che ne cade parte? Ancora non si sa. Come non si sa? A babì c'è pronto, ancora non si sa che ne cade parte. Ti credo che tanto sempre c'è a sapere che ne cade parte questa sera. Se che non ci facciamo mangiare anche una bucchetta, ma sa tanto che la balincia, vero, me la lua. A babì, a bucchetta. Combe, ma che mi sta dicendo su fagate? Zio Pieri, lascialo stare a lui, che se vai appresso a lui ci vogliono le candele greche. Candele, ci rocciano, no, candele. Candele. Questa è la situazione. Papà e mamma sono ormai arrivati ai ferri corti. Sì, dice. Quindi, se le cose rimangono in questo modo, è meglio che si divorziano civilmente. Chi? Quindi io avrei pensato a un avvocato. Un avvocato, insomma, di un certo livello. Hai capito? Zio Pieri. Quindi dovevamo fare in una certa maniera, mi chiamerà a un avvocato che tu conosci. Un merere niente che capì. Quello che c'è. E capito. Un merere niente. E capite. Ah, adesso che capito. Basta, che capito. Cos'è che ne è? Trattasi dell'avvocato Massimo Della Pena. Amara che ne ci chiede. E perché? E c'è un venere che fuori affascino vado da scegliere proprio su cui assire. I soldi che l'unica non sa manco come so fare. Vabbè, se da puzzottiello, vabbè, se.
A Roma Giumoni, cosa non ci va sempre? La figlia. Va bene, la figlia. Si ha presentato con me con una maca, non una bruca, se mi chiamano fuste. Ah, perché? Che? È venuto che? La mamma, la moglie e tutto che la piacere, i figli, quando si manca, con che navi a fare. Compe, ti ci metti lui con te, e tu come avrai a fare? Per cura, signore. Ancora per interrompere, tra che si chille, ti ha cacciato una busta, ranna, tanda. Capo, sapano tu. Perché? E usai quanti ci aveva messo da quella bocca? Guarda. 425 euro con te. Tutta 5 euro a 5 euro, come? Ha capito? Ha ruzzuno a te, come si chiama Rilla. Ha fatto la mano con l'occhicchino. E rimane vaccano. Ha capito? Sì, che bella bocca. Ma questi particolari a noi non è che ci interessano più di tanto. Ah, certamente. Chi è il tuo soggetto come che? Guarda, a finire i conti, i soldi non è che hai cacciato chi? Voi fate cacciare. Sì, Gioperi, ma noi vorremmo semplicemente un consiglio. Ah, per consiglio può stare tranquillo. Noi vorremmo sapere se da questa casa se ne deve andare la povera mamma oppure l'adultero. Che? Oh, un adultero signor che? Siamo su pure mangi. Mamma mia. Che ne sei nato ieri che? E uno lo sapevo. Oi, Zuppiare. Dove che? Oi, Zuppiare. Che pensa che a me chi la cacciasse a mezza via senza niente. Oh, no. Però che giusto roba tutto quello che l'hai fatta era cacciare a mezza nascita. Oi Zuppiare, che la erita Don Pupino Galla, che sto giorno non ora a me. Che titella galla, le già saccia, era saccia magnifica. E saccia pure che la galla tocca, sì, mamma. E fammi sapere, mamma me la tocca. A che? U corre, l'uore, i mobili, u jardin, a zap, u motozap. Assegni menzili mantenimento, sì. E una mezza bottega. Ah! E niente più! Come? Era me che mi rimane. Un fusto per fare la salsa, come? Tanto non va la salsa a catema. A catema fatta è buona! Ah, visto? Come? Tutto preoccupato, un giovane mancava un cattolo. Ecco, io mi chiamo a fare. Ah, sentenza di te, aggiudo c'è. Certo. C'è tagliata nella scuola. Vammi chiamare un cattolo, per piacere. Beh. Ma non c'era il che ha fatto caro consorzio? E che buca ha fatto caro consorzio? Ha un parente della mattina, sì. E dite che chi stai manicci tu, ma? E maniate, papà, dietro. Beh, tu, te ne sono studi... Stavo un cattolo. A Rupazzil. E mo me ne avessi dire a Rupazzil. Qua Rupazzil. A sto orario, va un cattolo caro a casa. Che dice, ci stai... Vuoi chiamare il nome mio? E dici. E venere presto, sì. Perché ho fatto a sera era cosa che urgente, ha capito? A cosa urgente ho fatto a sera? Dici come ci vuoi dire, basta fa venire che? Va boh, bravo. Ha fatto boh. Combe. Ma stai guardando hanno poco lì il tempo. E quando sono venuto? Ma state retta anche una ganga forse? Una parola. Fossa stata a ganga. Almeno mi avessi accacciato un chiudo. E che sei? È stata quella cannibo, a me! Sì, di chi è su mia sera? Poco con un mozzicone, ma aveva scippetare! Ma è stato di stentura! E un ringrazio a Gesù Cristo che l'ha aiutato in sé! Ma fu sa stata, mamma mia! Ma io ti ho era buona, la disgrazia! Ma lì che le serve, Niri? Come che le serve? Tanto che le cacciate da che ce ne sei, usate a nulla, Ghillo! Oh, pescato, lo crepe, Ghillo! A Ghillo, se ne sei da solo, a quelle che le c'erano, per tutte quelle che le c'erano! Apre la sua lisci perché l'auto sta da fare. Oi, combe. Aris, grazie. Sam messo in giacca per riscare i tegni la tua figlia. Che tieni tu? E ti scari l'unavo già c'è. Riscare i tegni la mamma, combe. Tu te ne me. Ma che stai ricci a noi, combe? Ma non era così. Ricci me ne ma che ne sta con te sta per stare? Che ne ti dice a sto barzelletto? Ma scusa un po', combe. Mo t'aere. Ah, guardate buco. Ma proprio a guardare, da te come. Sì. Su puzzurito, puta piera, che sei con me? Come? Moricino tu! Una esagerata. Tante gente che tu faccia c'è. Moricino tutto sei. Su tu, Faustone! Ma che stare c'è? Cagillo, se ci vuoi andare a Napoli, a Nera Metà Frustera, era mio, mo voglio, o mi carcola c'è.
compare me. Che chi sono? Poi, compare. Ma chi? C'hai ri? Che con quella che c'ha ri? Non c'è stato proprio niente, credimi, c'hai ri. Poi, compare. Me ri che per me è solo un amico. Ah, ha capito? E Rosario? Un napo sapere chi non mi capisce. Ah, papà, non mi capisce. Non mi capisce. Non mi capisce. Non mi capisce. Hanno che essere tutti mascoli, vecchi, brutti e risapi. Peppe, scusa, non ne capisco. Ma perché guarda a me quando dici queste cose? Ah, guarda, Luca, a te. Che la dire a me? E quanto sono arrabbonato a voi? Che cosa? Come si fa? Come si affuera la stupa? A sfortuna da me. È stato solamente un fatto che sta guadagnando. È una bella guagnola. Era sa. Posso andare con una cu? Era a me mi va bene come un pezzo. E non giri il cu avanti. Come un pezzo. Ecco, ma si affumerà sto papaccio per lo scarpere. Apo. Avanto! Vieni, vale, vale, vale. Venite, vale. Vieni, c'era un cuore, cito, cito. Buonasera. Ma ci fare un mutare la porta. C'è permesso? Si può? Zio Pieri, eccomi qua. Vi ho fatto attendere molto? Come sapete, zio Pieri, io non vado a domicilio, ma per voi questo ed altro. Giovine, posate la borsa sul tavolo. Oh, okay, ma che ci ha messo in questa borsa? Peggio, occhiuma, e com'è pesante, oh. Guarda, sì. Ma strada a me, una cosa. E quando è meglio tu, te hai fatto che a te. Caro giovine, il sapere pesa e non tutto si può portare nella testa. Ci siamo intesi, sì. Accettato, pure alle birre te stai. Giovine, la sedia. Hanno fatto alcuni. Oh, giovane su tu. No, basta perché mi comandavamo germe, pure il ci mancavamo. Ah, ok. Giovine, la sedia. Chi sa che è? Non ci piace quella. La sedia, giovane. Ci piace, va bene, va bene, canana. Giovane, un ci piace. E piccia, sei già buona, Rabocchè. Ma buona che? Oh, Piero, tu hai... Acito. Ma buona che? Posso dire? Ho fatto un po' che viento. Giovane? Ah, sì. Rabocchè, assetto, assetto. Allora, ditemi tutto. Sono tutto orecchio. Ah, perché la vieta a buca si è tutto orecchio. A me io vieno giù poco, me ne era rimasta una sola. E come mai questa ferita? Allora è lei la parte lesa. Sì. Mo sì. Come sì? Sì, sì. No, avvoca, lui è l'imputato. È stato lui che ha violentato la povera mamma. Hai violentato lì. E che ha fatto coraggio a Rufino. Era mia, è proprio a Rilli. Ma testimoni, a me, te, te, che bello. Ah, allora è per questo che mi avete chiamato in casa. Siamo di fronte a un caso di violenza sessuale con l'aggravante dell'incesto. Chi va la qui vi beccate il massimo della pena. Ci siamo intesi, sì? No, avvoca, scusate, noi lo sappiamo che voi vi chiamate massimo della pena, ma forse evidentemente io non mi sono espressa bene. Io volevo dire che il qui presente Mastro Peppino Gallo ha tradito la fiducia della qui presente Pasqualina La Iocca. Gallo, La Iocca, ma mi state prendendo in giro o mi avete preso per un veterinario? Massimo, fatemi capire. Massimo, camotore che ha parlato proprio con il ricercello, come? Un cumber, era con me, hanno fatto la luzza, hanno scelto. Sì? A moglie dice che un marito si è trovato a mandare, sì. Era un marito sano. A moglie, ma perché sono assessore più? No. E non può cacciare la chiesa. Sì. Un marito invece dice che la chiesa se ne ha dire a moglie. No. Mo marito a me, e perché se ti ha chiamato? Guarda, mentre vuoi che capisce, ma rovuva. Che ne tena da giù? Un marito! Un marito! Sì? O a moglie? Avvoca! Eh? Ascoltatemi un attimo, zio Pieri. No, detta così sembrerebbe troppo semplice. E perché non glielo dite all'avvocato che il giovanotto qui presente fa le ore piccole di notte? Che si cambia e si improfuma due o tre volte. E che bottiglia! Tene la bottiglia, tene qui! Che si ma che dici? Che spende tutti i soldi per la giornicella! E
che trascura la moglie di giorno e di notte, avvocato, e ci siamo capiti, ma che l'errore più grande è che lui non vuole ammettere i suoi sbagli. È vero, Uc, canata mamma mia, state cennavrete. E te pare? Papà, i quando sta frequentando sta zoccuna. Ma scusera, Uc, ma ti cacci nei curtelletti? Fai così, pace. E di un detto, né tu, amone. State zitto che pare, che cacchio non capisco. Che tu sale. Uc. Ma capita, mi fai così, pa, c'è rubù, ma non basuni che basuni le... Come con Bonerco, come fa? Che tu, uomo, non mangio, ma sta cacciando rubù, che sta facendo la serba tutto io, nella sera lui lo versa manchi contro bù. Che con batone non te ne da giù, come faremo la sopa, mugliare, ma mi fai rullare tutto io come un carruccio. Nasera sì, e noi già pure mi ci vanno a presa a rupetenere. Sì. A rupetenere? A pedinarlo vorrei dire. Eh sì, che lo cadere te buvo. Pozzi stai a fare sta vita, che queste cose non hai fatto manco quando ci va a sormarane. Bella che... Che ne sa che arriva, che se non deve fare un zitto c'è la 60 anni era mamma. Brava, genere mia. Ah, perché? Ah, ti visto come sono tutto affezionato, si pare di si vede. Si vede. Ma vuonono bene. Vieni che... Se potessi, no, perché mi facessi uno stozzo come un pollo. E troppo, un pezzarella per uno provasse uno stozzo. Ma io ero una cosa. Su Sarbaggi? Ma Sarbaggi? Io ero su Cannipo proprio! Ma tutte queste paghette che sta facendo e che state facendo, che le incarga, no? Prego, piatto con calcio. Ma che già ha capito come che era cosa. E mo vedi c'è la sonata come che? A così ci scogliete tacche, era la finiscita, sta muoiendo che state calmando. Massimo, non mi soddisfazione per piacere, attaccata. Giuperi, attaccata perché? Prima di dirvi la mia, ho bisogno di alcuni chiarimenti. E che dovete sapere? Forza. Allora, ma... i due coniugi, lavora solo il marito o anche la moglie? Il marito ha abbandonato il tetto coniugale o è rimasto in casa con la moglie? I due coniugi dormono ancora nello stesso letto o in letti separati. Il concubino è stato colto in fragranza o no? Prego. Auk, che voglio rispondere che cala già la saccia. Cos'è la lei? È la saccia buona, Auk. La mia collega. Muo mando giù sì. A me, muo mando giù cito, caparra che. Sì, cito, tutto cito. Auk, i fatti che Saulo mi ha proprio chiamato a fatica. Caso no tutti i giorni leggero il giornale davanti alla porta, che non avevamo un cansatore fece, fatto capace. Ma che ne ha fatto aspettando, che maggio, ma che come si è venuta per mandare davanti alla famiglia. Brava, perché? I ragazzi ancora non si è giunto nulla, ma c'è mancato poco. Per un ormai insieme, ma a me e papà si vengono con una sera in giusto stesso lieto. E sicuro che non insieme, ma le giorni a me mi ha detto, tutto lo vengono a dire, parta la sera che io vedo Giovanni, ma capito se re? O è Giovanni che le stesse, poi che fa? Si vota di Tracona. Di tra chi? Vuoi votare un cubo, Massimo? E poi anche, per quanto riguarda quelle fresi grandi e cucubine, per la parte non c'è capito niente. Eh no, dite, non capisci proprio nulla tu. L'avvocato voleva sapere. Se il tuo padre l'hanno visto a letto con quella rovina famiglia. Oh, Auke, e che era fisso su Ricci, che si faceva per quella cazzara, né te ne allupi le malangionare in gittorne, ma su Pappenegallo. E cagarei, beh, allora, visto che come mi avete riferito, la comunione materiale e spirituale tra i due coniugi è venuta a mancare, dispongo quanto segue. A. I due consorti sono autorizzati a vivere separatamente. B. Il marito è tenuto a lasciare la casa coniugale che è assegnata alla di lui moglie, la Iocca Pasqualina, con tutti gli arredi e i corredi. C. Il marito è tenuto a versare l'assegno mensile di mantenimento che verrà determinato in base al reddito familiare. D. Il marito, in termini di 30 giorni da oggi, potrà ritirare gli affetti personali. Così è deciso. Bravo! 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 Silenzio! Confiucchera, bocca! Silenzio! Così è deciso. Conigliano Calabro a D. Su, Pierino, quando la vengo voi?
9. No. Ah, bucca! E che rincorso che te pie! Frena, frena! Che se non vogliamo sbattere, un bacio! E pare che ancora non mi partono i giù per sacca! Un mato va a tenere una parola! E perché? Accusa! Processo! E condanna! E che cosa? Certo! Perché lei cosa ha da dire in sua difesa? Dai, che sentiamo! Che dire in mia difesa? Ah! Un ne bere niente che c'è, tieni la mano! Io non tengo neanche una coperta! Beh, a che senti stata a me? Mi ha rimasto a abbonarmi tutto! A capire? C'è, c'è! Ah sì! È vero, un monino, come dicono loro, un giovietto mi voto di tre corna, è vero. Però, abucca, permettetemi, a tenne pure ragione, tenne pure ragione me. Ah, ti ho visto come si è denuta Miss Mascattura 1970? Guardatela tutta, assomiglia una ranocchia. Una? Una crocca, ciao, abucca. Bene, che era poca casa. Ma che fa? Che bene a dire che fa? Ma sono cresciuto pace. Perché? Ma tanto ti voglio dire, via, non ti poneva te. E che è? Era la ragione tutta la moglie. Sa, voi già così ricci che vuoi dire? Ah, voi già così ricci. Ma usè che non maneggia i soldi lui. Eh? Usè che non è romano che non te ne maneggia i soldi. Te ne romare. E mo mare a me, che ne ti pega, mio fratello? Su, a dopo a me non ti ci ha presentato, ma anche i renti che hai con te sono ripartiti. Ma cosa facci? Sono fatti i soldi, ma vieni subito, immediatamente. Sì. Prima ancora mi viene l'acqua. A beppe come che non ci niente a me. Così mi viene molto. A beppe come è successo, non ti potuto dire a casa, sono partito a 300 all'ora. Ma vieni il caffè, se no sono fatto di tu. Oi, ma. A bocca, a caffè. Oi, ma. Adesso che tieni ragione tu, sì. Sta bucchetta che breva veramente. Breva, sì. Quando hai visto il ciasso, il gemma nerito, quando è bello e breve sta bucchetta, ne ha detto ragione, ti ha detto mille ragioni. E che bucchetta che c'è? Ci vuoi per lasciare un po' per i galli. Non solo se ne dirà che, sì, sì. Ma dirà passare pure un ponte, mo. Sì, sì, e non sì. Sai perché? Perché ogni mese una maniera una segna, ma a me. Una prù. Bene, mia, c'è una maniera una segna, a me dirì meno a cucci, a cacciare i tennessi. Ah, ah, perché? Allora è vinta a causa, tieni ragione, sì. Ma siamo sicuri. Beh, 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 beh. Proprio sicuro, sicuro, non direi. Sicuro su una cosa c'è, signora. Amore, amore. Perché, veda, se è vero che la casa è pervenuta a vostro marito prima ancora del matrimonio. Sì, e beh. E se è vero che i figli sono sistemati e per conto loro. Sì. E se altresì è vero il fatto che non ci siano prove evidenti di vostro marito con questa donna, le cose possono assumere una piega decisamente diversa di quando a te stai riferito. Brava la bucchetta! Brava, brava la bucchetta! Che brava! Oh, avvoca! Ma con questo cosa volete dire? Ma se un minuto fa la mamma aveva tutto in mano e adesso non ha più nulla! Lei aveva tutto in mano, ma io ero con le mani vacate, cioè, volevo dire, non avevo nulla a prova in mano per far valere il nome della signora Pasquali. Qualcosa di certo le spetta. Giovine, il codice civile è nella borsa. Sbrigati che la giustizia Massimo, non può attendere. Massimo, codice, ma è venuta a mente una cosa. Ma che le sorte che avevamo fatto contro l'assicurazione? Che fine hanno fatto? Eravamo persi. Quando votavi? Eravamo persi. Era a causa che ma tante mie. E che ti è venuta a mente, mo? Ah, perché lei siete con il primo campè? Un dar ricordo che ci siamo avuto pagare pure i spesi. Siamo avuto pagare. E avuto pagare i spesi. Quando sorda che c'è? Giovanni, mo? E dici una cosa. Ah, e che le disordini la pensione, che la ricetta, che fine hanno fatto? Ehi! Un marito che mi ha venuto a causa. No, non è possibile. Giù, Pieri! E voluto scrivere a causa al ruolo. E poi, che fa? I tassi, i spesi e soprattutto i marchi bull che hanno buttato alle stelle. Che fa?
O ne pega? Ebbè te. Vabbè, ultimamente si può fare manco più una causa. Ma ma pia tu su cotto! Ancora scavito! E c'è tu sette cotto, come pia? C'è scritto tanto danno, codice civile, procedura civile. Basta colpire, non sa manco voi, ma che ne manda mannetta a me! Che mi dai ieri? Se sapeva lei, era venuto a pietare un consorzio. A mani! Vira, vira! Porta, porta a che chi, tu, c'è scritto là! Codice civile, sa lei? Allora, fatemi vedere un poco. Ah, perché se sicuro non ho capito il penale. C'è scritto, tu vedi? Pure a me, Achille, se ci minta, mo. Allora, allora. Ah, ecco, ecco qui come ricordavo. Sì, 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 benissimo. Ascoltate per cortesia, sì, che non ho tempo da perdere. Articolo, allora, articolo 156, così recita. Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. Questo però... C'ero però, però, c'è. Però, però, signora Pasqualina, almeno l'assegno di mantenimento le spetta. Questo però, fino a quando non avete un reddito vostro e vi troverete un lavoro... Bisogna lavorare. Ma me la fate che? Ah, ma sta scurciando fefo cocciale. Secondo te, mamma, a te te, a stare a fate che? Per il lavoro non esiste età. Vero. C'è scritto, dice. Ale giovine. Ah, ok. Vero, questo codice, questo è la lettera di presto. No, 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 capo, questo è un codice a lettera magnifica. Non sbagliate niente. Ha capito? Che è? O papà c'ha ragione. Chiamami una trabucca. O papà c'ha ragione. Compe. Vieni, c'eri. Hai sempre detto che non guardavo più. Ogni tanto sbaglio. E dici, mamma, come è che la canzone è la vista che mi canta sempre questo ricchio? La donna, la donna. Ah, sì, sì, sì. La donna immobile sa di cazzare, era di ieri a fatto guerre, è finita pacchia, è pura festa, sonde con mena, c'era finestra, fatticietta che sta aspettando, caghi a gettigne, una gioia ranna. Brava la bucca! Brava la bucca! La bucca! Quanto ero fastidio? Beh, a riguardo il zuppiarino che presente, Bruno me 300.000 vere. Non so se mi sono fatto capire. Compa? Andi? C'è Cio? Mo hai capito che benate tu? Ma capito? Utta? E dici che i miei critici che ti rinnaga. Chi sta se ne leggeva un articolo e non ti eravamo tutto quando vuoi. Come era mica a tagliare in dire, compa. Ma capito? Con un tavo che è morito tutti i soldi non li tieni. Rumene vedi se potessi a sbavocere, vedi se potessi a piena la banca. Ma ti? Io mi nene che ti accompagno. Io mi nene che ti accompagno con un bel pagatore e ti porta stasera. A te ti vedi che è pure a sé. Tu pieni, usciri? Sì, ne che ti porta stasera. Io mi nene, giovane. Oh. Ah, va bene, chiami. E mani! La borsa. Chiami. Oi, compa. Ar- che? Prima che se ne vera, perché ci vuole morire un fatto di anibia. Anibia? Anibia. Che che è, Sammy? Avessi a dire forte a sbattere i lampareti. Che te? Da chi lì c'è? Un passassi. Assì? E va a compagna lui, beh. Caga, chiami. Non è che una cosa era no. Chiami. Arrivederci. Arrivederci, ha detto. Arrivederci. Ah, va bene.
Ah, visto come ti è piaciuto a cantare la ballera stasera? E beh! Ne vedremo in appello. Tu credi che finisce a luogo? In appello? Ma cammina e cascimi in luogo, appello, chi la cammina a te? Cascimi che eravà. Appello, chi? Che mai cacciati in gol tutto sto zic? Che peggio! Carmonia! Che larga ciglia! Che iste se che ruparabes! E stasera, ti mirro come sotto un becco come si balla! Ah, benere che fuori affascino stasera! Mi sento un cavallo! Ma sa tanto che stasera apriamo zucco! Beh! Cos'è che per te? Mo vai trovare un momento! Merica! Preparati! Che sta arrivando per penitura! Una bastava a ramata praostica. Pura a curilla si c'è messo. Sogno rimasto in crocchetta. E gli era così la mia 60 anni ancora a fare un giovane. E poi che ben addirò sto ruolo in capo e sto battamento continua il tempo. Tum, 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 tum. Assieme a un martello pennato. Era che non vai conto, aramavano per me, ma ricca, se ne giunto con il cavallo, ma cavallo, capo, tanto per, che non abbia da fare un cavallo di Sardegna. Pasca, che freddo che ti, Pasca, pina coperta per maglietta a quella che stai morendo in freddo. Pascale, e che ne mare una tua Pascale da me. E che re, perché hai sentito che non me ne avevo un nome Pascale? Come che? E che ci fai questa coperta ancora? Abbiamo mezza vice e non mezza gusto, tutto rimasto ancora la befanina. Vabbè, lasciami dire che stai morendo. Sta morire, né che ti. Fino all'altro giorno ci zumbava una gamba e mo sta morire, che ti, che ti è venuto. O non saccio manco che mi è venuto. Un giorno piazzerà vedo come fa me. Sì. I racci mi ricapilla all'ugno di pì. E racci a me tu mio. Sta pieta anche una merci. Sta messa anche una suppostella. Ecco come ti chiora la E pare che io con tutto il mercino caccio su, proprio a suo posto mi vanno. Eri figlio tu? Ti sono venuto a te trovare. Usando che sui che sta manè. E vi? A pullarsi, a pullarsi, ti è venuto a assistere. E figlio me? Sanno io che ti avevi a casa. Sì. E quando se ne aiuto mio germo, sono abbassato. Per loro, a Roma, omo. Oh, come? È la stessa cosa, come? Ma mio marito sa pullare se ti è venuto a assistere o no, come? Come che? Ah, pullare se ti è venuto. Sì, e le galline pure buono. Ubu? Assieme ti vanno a parecchio.
Sì. Un merere che aveva sette con merere. Sì. Mera, 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 mera. E che ne sapevano così chi? Sì. A me, e dicimi, dicimi una cosa. Mamma, visto che aveva sette con chi? Manca una cosa, c'è con Dios. O no? Sono chi e te, un guarderà a noi, sono su, chi e te. Ehi, come? E ti sga era di fis. Ah, dice, fa. Ugo noite c'hai tu che? Ugo noite. Ugo noite. E tu per Ugo noite, a sciullete una famiglia. Eh? Puh! Da faccia a tu per a me, con mai candeta subito. O morire che c'ha avuto l'era pure anche uno sorto. Che ne sono stati i primi che ha bevuto? Ha bevuto? E quando c'era? Che le cavo a su pollo breve? Tutto. E dici che è mia? Puh! Che si sono da faccia a te. Cornuto e mazzie. E mo che ne va conto a sta vendere? A chi ne va conto a sta vendere? Ricci, a ricci. Oi, com'è? Usacci che hai fatto tu, ma mo questo ricco di? Mi vedi su pavarco? O mo vuoi sparare questo ricco che facciamo più? No, 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 vatti ieri. Ma ci vedi? Sì, beh, 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 vatti ieri, beh, vatti ieri. Vedo io un combo. Ma era venuto un altro mattino. Sì. Che era paura, ma io ti afferra la nausa, lo stato. Ma sai che ti ricordo? Sì. Se romano ti ci trovo passando, lo stato. Vedi se mi può ricordare, posso dire. Ecco sì. Mi fa sapere a Don Ciccio. A Don Ciccio mi. E dicimi una cosa, ma moglie tu sai che sono rimasto come un giunzi di brocco? Ma come venne a sapere se preia, mi darà frasso. Oi, compè, motore, sapere come passi a corona. Che? Pascale a me? E che ne era a me? E che ne è chi sta parra? Che ne è? Ah, un giacinente che? Io un giacinente, io mi faccio i fatti miei, in questa storia non ci puoi trasferire proprio niente. Perché chi? Vuoi stare a lavare queste cose? E pure con questa pista, un dirigista proprio niente. Ma capì? Mugliere, sa fa con un piegata. E meno male che non hai arrivato niente. Eh? E che ne oh, aspetta, che ne è un piegato? Un piegato. Ui, fatti rire, Rubi, Rubi, fatti rire, che sanno tu. E quando sta praticando con un piegato, tutti i porti aperti al comune sono. Che ne è un piegato? Che sono i porti aperti al comune? E tu che non vuoi fare di fatto nuoce di mamma che sono fatte personale? Sono fatte personale, che sono fatte rime. Ormai è una femmina libera. E te ne ha tutti i diritti, come i film ne scatti se tu eri né tu marito. Né tu marito? E chi che lo sogna? Guarda! Per me fa. Ci voleva il nome di congiuramento. Sì. Con un posetto, con una fatica, con una saccuccia sempre piena. Che non aveva di ferie in un femminaiolo come a te. Che bello. Per bello, tu, giovanotto. E brava te. Era perso pure un rispetto, ma. Ma che mussolini mi chiamaci? I roppi cattivi ti erano la meglio figlia della me. La meglio figlia, che mussolini sulla mia, ti capi a leggere, oi papà. Ebbene, e se sapevo che ero a finire in mano a colombo, mi avessi affuggato un giacco. Ha capito? Cos'è che pericolo? Mo venne a tirare a casa e mi ha fatto raccogliere la mamma da che. Che io mi sento malamente. E mi ha venuto l'assista! Sì, e che ha rotto il flanzamento, ti ha fatto per la galla, giovane, e meno male che ti chiamo Don Pepinagal, bene, mi ha lasciato, ha perso, io non c'è che tutti i mattini ti faceva l'uccello fresco fresco. Oh, bene, sono a nome quando si perde, pitti! E non ti ha avuto questo Pepinagaccio tu! Eh sì, e ti dice mamma, e mi buccate venuto a ferche, Che forse mi serve anche un soldo, o mi scaruto anche una cammina perché ti paghi. Cagli solo per questo sogno buono, papà. Non avevamo bisogno di i soldi tu. Abbiamo da fretta a mandare i soldi che non aveva promesso davanti a Ucchetta, e mo non voleva pagare i cammini. Non avevamo c'ho bisogno, don papà, che avevamo a don ben, che avevamo che fuori affascina a mamma, a te non andiamo me, e non solo a mamma, a tutta la famiglia. Solo i regal
bigliettelle sulle mazzi di Iuri e sulle bigliettelle scritte che hanno stato l'anno cuore in tutte le maniere. E le tue, te ne ricordo, ci ha regolato Naniella. Naniella, che bella, ci dà tutto a te. Canova, quando esci, ci hanno mandato il cielo per la presca che era a me. So vuoi sapere, per rispetto siamo venuti qui. Sì. O quando non era potuto che non ha detto che stava malamente. E ripeto. E che te l'ha aiutato a fare in alto, sarò spettato. E ripeto. E non senza dire niente a me, che ti posso sentire manco un nome, che non mi ha pietato il punto. E siamo venuti a bere come stai. Sta magnifico. Sì, come? E buva sotto ancora che? Ah, visto, come? È buono, è buono. A così mi sa che rete rifà. Che a parte ad abbandonare. Ha capito? Sì, e beh. Ah, così, un ci può stare. Un ci può stare così. Via tutto, ma aspetta. Che ma me, in così, fra te, te. Aspetta. Te, vai giù. E che su chi? Vai giù. Che cane vai giù, come? Che su chi? Come, che su, ha capito? Che su? Sulla nausea di bussere. In nausea mia? Un per mia. Quando mi ha visto, è venuto. E con l'occhio che ne va, che mi ha messo la mano sul passo, ti faccio sapere come ha fatto. E mi ha detto, Pippi, fatto coraggio, che forse, forse, ce la può fare. Che ne sai fare coraggio? Che sono staccato? Che ha detto un barbino? E che nessuno se n'ava. E dimmi? E allora che mi ha trovato? Non mi è che mi ha detto che tenia in avo, tenia pavore tutte sballate. E lei? Ma zote mie, che aiuta a restire. I gruppi russi sono diventati nivori, i yanchi sono diventati covordi rossi, i povosti roba che arrivano a Ravone, i cicricelli sono giù a rubare a cuore. Ha capito? Mamma mia. A rubare a cuore? A rubare a cuore. E che hanno aiutato a fare, hanno aiutato a cogliere i voci. Fessì a te, fessì. Un mio che mi ha detto che ho fatto seri con me. Che stai stessi su poi e ti ha essere curato come un picciolo appena ne. Ha capito? Stai in te gioia, stai. Stai. E stai! Ma per fino cuscini, lì. Per che c'era cuscini, lì. Ah, se tu ti capai stai. Stai in te gioia, papà, stai. Tieni. Ma se tu... Mani, oi come? E dici mamma? Ta sonnetta no. Che mai sonnetta, bre? Mai sonnetta che io morì. E allora, bre, facciamo una foto, festa la faccia a me. Come, Peppe? Chi te vuole sempre bene, come, Peppe, ne me? Pure quando i figli tu per moglierti ti mi avevo trattato perché la giovanella che ti è sempre fissa Pippine mia, Pippi! Compe! Ah. E mo mi sta facendo proprio te! E mi trovo fatto, Pippi! Rici marmene quanto mi rimane? C'è mese? I mene, come? I mene? E che c'entrano i mene? Qua per me? Qua. I mene? Ah no! Vuoi dire meni 3 mesi? Pepe! Non mese allora? Sì e no? Ah, mi ha fatto quel che è. E non c'è niente di fare? Una cura, una mercina, una supposta come ha detto niente con per me. Proprio niente. Niente. Proprio niente. Ti ha niente. Se c'era anche una cosa di ferro con me, io l'avessi fatto. E mi ci avessi abbonato pure la roba, ma capì? A roba? Ah, ah. Qual è roba? A roba di busseri, qua perché? Ehi, a buva, pure com'è? Ho fatto sei. Immediatamente mamma ti sta a raccogliere stasera alla chiesa che ha chiesto che un ci può stare. Un ci può stare. Guarda, guarda, ehi, guarda. Sì. Guarda. Guarda. Guardate, uè. Guarda. Guarda. Ehi, batte la capantella. E stanno a guardare in terra, stanno a guardare. Giacchera non stuva a zecchino, ma è diventato un muzzuccone, è diventato. Per amore che l'ha lei, che ci ha fatto una magaria. Ah, oh, mannaggia. Oggi su piare di busseria, fai facile.
Ma a me che non ci viene manca se la stagione di capire. C'è da venire. E se capisci, chi se mi ammira che? Hai morire solo a scuzzo, no, non convero. No, no, Epa. No, no, Epa, che mi ci vuole che io, ma a me, e la faccio avere la Maria da me. Oh, Epa, che tu non ammira una così che... Che sono stato in un festivale, te devo la storia, Epa. Bene, bene. Fatemi la sera, Epa. Se siete una muletta, pa! Che andiamo a prepararmi e muoveremo, c'è un piano! Come stai, pa? Come ti senti, pa? Ma io, veramente mi sento buco! Come ti senti? Buco, un usaccio! Ecco, un usetto, ancora come ti senti! Che c'è la ferra, quando ti senti anche una cosa, tu ancora non ti senti niente, buco! Niente, non mi senti niente! Portate a mamma. Andiamo a preparare. Sì, niente preparate e portate a mamma da luogo. A te portare a mamma. Oh, e che c'è? E che? E se proprio non hanno i paghi, sì. E se non ti avevi affermato, ma per questo è tu Castelluzzi. Ma Castelluzzi? Che ben altri sì, così. Ma sono netto su Ciandè. Allora non ha capito niente. Che capì? Per far venire a mugger stasera a che mi ha avuto mandare a Roma che sta morendo. Hai capito? E non è vero lui. E poi sono venuto anche per a Pullassella. A Merì? Sì. C'è rete casata con il cuore uovo su, che tu ci può essere parte e che tu ci va su il corilla per passeggiare. Chi si ci aiuta a te? Chi si aiuta a te? Puh, per la faccia a te! Puto ricca chiglia! Che quella già se ne era accorta che erano uno fucattevo già. Allora hai capito perché era festa ma la sete se ne aiuto in quella che lo giovano. E chi che ci hai mandato tutti quelli in propria era po'. Tu sei stato allora. È normale? Ma non hai ricordo tu. E dici mamma, era allora un per niente che hai morito. Ah, quando vuoi ti stai a ridere, mamma mia. Era allora in Napoli che non si. O patroni sti navi, su parinelle mie, santa benedizione non può essere, ma a stura, una seccata ficca. Ah sì? È l'arma tu. Era allora per un fatto un amore di moglie, ma ti ha mandato mostri. No, chi è vero? Chi c'è tutto, compa? Comprese? Tutto comprese, compa. E che chi lo comprese che è pesante, ma capì? E che chi che mi ha fatto scattare amore? Hai visto che passavano gomito e gomito? Come c'è? Sì, però aspetta, come c'è? Ah, con me era, che era sincero come la marona e il sì. Che era rile, che aveva fatto il quarto, che aveva gasciato, che ci metteva il braccio, perché per fare il rile. Chi sa fa? Ah, capì? Con Pascale da me? E non con c'è che ci tenendo, non preoccupare per un altro. Ma per che sarà corto e arrivare. Oh, mi raccomando, come arrivano, perché il caffè? E che hai fatto? Ma capì? No, come caffè? A me farà la mossa che tu a morire, a fare un morto. Ma te vuoi hai morire? Ma te vuoi, e quando sono morto? I primi. E dove sono morto i primi? Ora a fare un morto, capire proprio come. Ah, a che si rica... Ehi, oh. Aspetta, aspetta, che mi avevi mandato a giù. Mentato a giù. Aspetta, aspetta. Eh sì. Aspetta, ah, crapa. Aspetta, aspetta. Momento, che sta morendo qui. Calmo. Zitto, che tu non puoi parlare che sono morto. Stai. Ah, come? Sì, i morti, aspettate un po'. Per un stanno... momento! Un barriere! Ehi, fa un morto e tanno da rendere fino a quando moglie un da perdone. Sì. Ehi, è un'altra cosa per i bei sì. Canci. A me non ci affacca. A te? A me non ci affacca, come si dice, tra moglie e marito non mettere il dito. Ma capì? I roppi che ci ha fregato tutto il braccio, e lasciai il mio braccio, chi bei che, chi beppe. Ah! Pippi! Pippi! È morto! No, non ancora con il muro! Pippi! Are le ricine! Si che era una voce, chissà mia, mia! Guarda che ne sono da te giovere, Pippi! E tu che sono scarpe anche che sono venuto a fare? Super! E che muore! Ma me ne la sposata fatta! E se tanto posso ripigliare non sono proprio! Pippi! Come? Guarda che ne sono i figli tu va con moglie, tu con una banonete, Pippi!
Compe, a base fa così, ma fammi il primo rotto. Uffa niente, compe. Uffa niente. Pasqua, vi mantieni a casa. Giangito! Giangito! Che stai passando? Voglio tu guardare. Vai morire. Pascalina mia. Ma guardi. Pascal. Pascale! Pascale! Oh, sono io che! Ma sono diventata su! Sono io che! Pascale, fatemi il raduno su! Pascale! Mo! Mo quando so bene! Pepe! Oh, ma cadisci! Sono io che! Però ci voglio parlare di curumiere, che mi sei, mi dice la capa che sei sbagliato. No, che solo un po' che male fatto. No. Sì. Perché un dasso è tutto lui. Caro, vero, vero, che male fatto. Sì. Ah, ti chiami tu prima. Sì, mo bene, mo bene. Oh, permesso. Che c'è? E che è un morto? Ma un morto? Che sì. Dica c'è questo morto? Che mi chiede questo morto? Ah, sono che tu, morto, è stato qui. Sono venuto a fare tutto. Un catarrere mi ha detto che c'erano morti. E che ne sei un catarrere che è morto? Quando è morto uno che chi? Forza batti! Basta il caffè si fa, che? Sì! Forza per le battine, forza! Lasci il caffè! Lascia il caffè! Forza perché batti! Forza! E che cavolo che fa? Pescami! Perdonami che le che ti hai fatto passare! Sono stato una ritta in davanti! E basta, come mi fa morire la mano a me? È buono il caffè, oh, Perdonami, ma Pascale, a me! Io non perché le che mi fa... Ma buona sera, ti perdoni, ti perdoni! Però un giacere che pregogna la gente! Pascale, ma vuoi capire che con quella lei? Un gestetto mai ne è! Ha capito? Un gestetto mai ne è! Tu sei stato l'unico fuoco che rabbia da me, non vuoi capire? Con te, che non appoggiava manco fuoco verde. Era come un braciere per me. E mo invece sono rimasto come una tozzone stottata per me. C'è di che prego! Perdonami, perdonami che questo muore con te e debba io lo parare. Perdonami! Ah, che per... E te passate per me ricordava tu una ciuma un po' che sa da donna te passate ma dai ritto che tu sono stato l'unico po' che rabbia a me un po' capire che ma che reva che io non prestarino Pasqua rimandava a ciuma pure che ma io sapendo che aveva fatto in un solo giorno caccio da cacciare molto coraggio perdonami Pasqua rinnovi la mia negata voglia e sì babbo mo già giuri tu vieni che vieni ti presento chi stai per e che ne è su no papà questo è un amico della mamma, è uno di famiglia. È come se fosse uno di casa. E come si chiama? Si chiama Pino. Pino? Piacere, Don Pino. Don Pino? Pino come lei? Lei chi? Come lei voi? Mamma. Ah, ti chiamo come a me? Che debbo l'onore a Isavista? L'onore è tutto mio, Peppi. Veramente, quando io hai saputo che questo lì aveva cancellato il cuore con il chiume, hai fatto una pensata. Sì. Hai detto, sai che faccio? Ma per un tutto io a Pascavì. Ah, sì. Pip, del resto, non puoi più non vas, e non ti sono più. Ma ci vuoi. E poi? Pascavì, a me, mi sembra piaciuto. Sì. Non ne fa mancare niente. Veramente vuoi venire la bottega tu lì. Però mi ho visto che questo lì su questa condizione che... sta per andare a per e tu sai che fai? Mo vedo un tutto la chiesa ci vuoi che così mi c'è una benedizione Peppe. Tanto come ti hai detto Peppe non puoi più andare a niente se ne puoi hai fatto buona pensa hai fatto a mamma hai fatto a curcare Peppe
A me, mugerte, mi è sempre piaciuto. Sì. Quando sì. Hai visto la prima volta a Romero che lo prende su? A mugerte. A notte, non hai potuto pigliare il giro. Era la pagura, come era la pagura, era la pagura, era la pagura. E un me pieto su tutta la notte. A capì? Sì. Eppure a mo che fatta giurare il cielo. A mattina, quando va a rapportare, e in disco che ruppito. A me me ne fa giri il capo, pepe. Pascami. Adonai. Signor che. Era lui mi ha fatto il coro. E non, Pepe. Come ti sta dicendo? E non, Pepe, che il coro mi certo non tenne a fare. No. Eppure se fosse, Pepe, come si dice, il coro appena che esce, ne fanno una poca a me. Poi portano un panare a casa, non ti preoccupare. Hai capito? Una mia rimanga che ha fatto ieri? Niente. No, tutto deve andare per pezzetto, noi poi rimane magine. E dice mamma, e se effetto mugerme tu fai solamente quando ti si caropietto, o è pure come a me, quando? O quanto a me quando si caccia, ehi, vieni che cazzo che non c'è ricca. Che mi vuoi dire, potere, c'è la ricca. Sì, ti voglio per avere. E porta ammazzate cagè! Vedete se te che! Vedete andare a mangiare! Ma sono morire! Disgraziate camo che sapete che tu mi vuoi bene veramente! Mo, tutti i giorni non faccio più niente, né cucina né lavandera. Tutto il giorno mi viste e mi invita mi tocca solo per te. E vedi come bene la teccia, che si assettano, si pittano musse, si mette a cavar cu e si appiccia una sigaretta che il cuore bocca non lo vuole. Grataga, bello bene. Vieni a braccia a Marlo Brando te. Ha capito, venerme. Ha capito. Fatta braccia. Io, oh, io pepe la mia. Mamma, mi sono fidanzata. Ha capito. Ah, stata, che coccia. Non è che è morto, papà. Ma forse mentre sono morto. Mo' hai capito. Mo' hai capito che ben a dire, oi, con me. A pace e l'armonia in giacca. E che ben a dire una vera femminica che ti assista, ti va bene e che c'è di quince si fa capire una volta ogni sia mese. Minima. Una volta all'anno tu, Te, che hai esperienza. Compe, grazie tu. Mo hai capito tutto veramente. Però te la voglio dire una cosa. Su una cosa c'è un ne capito tanto buono. Che cosa? Fammi capire. Ma America, che fine fa? Azzo, ancora a finire fare la pesce, ci va sempre a chi per come ricca. Ehi, siamo a rete. E non dico che c'è. Perché la guagnò? Hai avuto trovare un ufficio che ha fatto sacrifici, sapi, e di sa buttare la chi. Ci poteva stare su per quella quattrella? No, te ne ragione. E chi ne stai tu, sto fisso che ha potuto fare questo grande sacrificio? Poi come ti faceva una ziccarilla ci sbirte. Ero pure lì. Come? Posso lì? Chi da lui? Certo che ha avuto un bello pensiero. Hai avuto sì un bello pensiero. È stato parlato. Ma proprio a sei hai avuto un pensiero, come? Come si dice? Te. E mamma, se n'ha lui, e lui con me, ha fregatato. Questa è la ballerica tu, e sa balla come rumba. A
se mi diano su ricciorbe. Pino Castagna. Giuseppe Iacino. La presi signori. L'avvocato Massimo Della Pena. Salvatore Viola. Titella Gallo. Carmelina Sapia. La Franco Fra. Giovanni Campana. Alice La Sarda. Annabella Orange. Tony Gallo. Salvatore Viteritti. Chiarino La Gatta. Francesco De Gaetano. Pasqualina La Iocca. Totonno Amica. Pippino Gallo. Gino Iacino. Il nostro regista Vincenzo regista che ha lavorato tanto dietro le quinte, che c'è stato bisogno di un grande lenzuolo per asciugargli proprio i sudori che gli scendevano da tutto il corpo. Francesco Celestino. Il nostro direttore di scena Vincenzo Campana. Vincenzo Campana, vince, vieni. Bravo. L'Associazione Teatrale e Culturale Vincenzo Tieri. Inoltre un ringraziamento particolare va alla nostra costumista e ai suoi collaboratori, Rita Luzzi e i suoi figli. Un saluto vi porto anche da tutti gli altri componenti del gruppo che hanno lavorato in sala e non, a cui va il nostro e il vostro saluto e il nostro applauso. Salisce sempre fuori.